E buonasera e bentornati tra i Coccobacilli. Buonasera. Eccoci qua. Continuiamo anche quest'oggi la nostra avventura su Baldur's Gate. Dopo ieri che ci avete visto in compagnia di tutti gli altri, abbiamo giocato a World King 2, abbiamo provato la beta e oggi torniamo nella nostra comfort zone. Sì. La nostra sedia, ognuno ha il proprio computer, ognuno con i propri dispositivi. Posso fare così a un cusuruba? No, non puoi. Sì che posso. No, non puoi. E quindi siamo pronti. L'ultima volta ci ricordiamo cosa abbiamo fatto? No, io non ricordo niente. L'ultima volta abbiamo esplorato l'Underdark. Volevamo fare tantissime cose, vedere Selyun, vedere il mondo, ma alla fine abbiamo distrutto gli Urgar e abbiamo aiutato Glut a prendere la sovranità del cerchio. Dopo bug su bug, glitch su glitch, siamo riusciti a distruggere il capo dei Miconidi e quindi Glut è diventato il nuovo capo. Con il capo dei Miconidi noi abbiamo preso il titolo di Pacebringer, Pacekeeper, di mantenitore di pace. Con la vecchia sovranità no, con Spew no. Con Glut abbiamo preso il Kingbringer. Esatto, prima avevamo la... Mannaggia. Prima abbiamo preso con Spew, la prima sovranità, il titolo di Pacekeeper. Poi, quando abbiamo distrutto la sovranità, con Glut abbiamo preso un nuovo titolo, Kingbringer. Quindi adesso abbiamo due titoli, in teoria potremmo scegliere noi quale fare, e poi siamo andati vicino al Tempio di Selyun a prendere il punto rapido e abbiamo scoperto la presenza di uno spectator. In tutto ciò abbiamo avuto più informazioni riguardo la Forgia Adamantina e abbiamo unito l'arma di cui i tre pezzi erano divisi tra i ricercatori di questa Forgia Adamantina. Infatti abbiamo unito il manico, l'elsa, il pomello e la lama di questa di questo bastone magico. E basta, in realtà abbiamo perso la maggior parte del tempo a uccidere i Duergar, dato che siamo morti malissimo. Ci hanno fatto un'imboscata cattivissima perché non ci hanno parlato al momento che eravamo con un Miconide e abbiamo avuto un sacco di problemi con i glitch con i Miconidi. Quindi abbiamo fatto 3 ore di live in cui la maggior parte del tempo è stato cercare di riprenderci dal PC che voleva distruggere, il computer che voleva batterci e basta. Ok, allora, dato che siamo d'accordo sul fatto che non potevamo fare assolutamente nulla per fare meglio di come avevamo fatto, questa volta la nostra intenzione è di andare finalmente alla Torre Arcana di Lenor. Così, da poter un po' andare avanti con la storia. Quindi, ragazzi, sigla e ci vediamo in gioco. Ed eccoci nella bellissima schermata di caricamento di Baldur's Gate 3, con questo Gale fantastico e qui tutti gli origini che conosciamo. Ah, che bello. Shadow War sempre più figa. Ah, avevamo notato che adesso Glut è tornato con noi. Sì. Però c'è un bug, perché viene ancora chiamato come Displaced Miconid Monarch, quindi come monarca miconide spezzato. Ho assolutamente rotto il gioco. Ma diciamo che non mi lamento, è comodo portarci alla Torre Arcana, perché sarà uno scontro non dei più facili. Quindi, innanzitutto devo fare una modifica rapida all'interfaccia. Devo togliere la mappa che resta ferma, preferisco che il mio personaggio resti fermo e che ruoti la mappa intorno a me. Ok, almeno so così dove sto puntando. Certo, non sapremo bene dove è il nord, ma almeno so dove sto guardando. Ok. Qui ci sono tutti i nostri quadri lasciati per terra per evitare le trappole. Ed è arrivato Mucus. Eccolo qui. Ecco.
comunque abbiamo un party non dei migliori, vogliamo cambiarlo? Per la torre arcana, dici? Cioè, io penso di cambiare Astarion in generale e di riprendere Gale. Non per qualcosa, ma almeno abbiamo un'idea. Che è successo? Che hai combinato? Stiamo tirando per iniziativa. Ma non è su... Ok. Abbiamo tirato per l'iniziativa e siamo usciti dall'iniziativa. Così, in un lampo. Ok. Non mi chiedere cosa è successo, non lo so. Oh, eccoci! Questa zona... Non ricordavo dove fosse, finalmente l'abbiamo trovata. L'ho nominata più volte. Ma finalmente ho trovato... Ah, ok, Groot se n'è andato. Si è ricordato che ha un circolo da governare. Esattamente. Tu dove sei andata nel frattempo? Io sono andata al campo a cambiare personaggio. Ah, non vuoi più Will? No, lo riprenderò per il campo dei Goblin, mi sa. Mi sembra giusto. Sono indecisa se prendere Shadow Art o Lazel. Penso che prenderò... Shadow Art. Io nel frattempo mi trovo qui tra i funghi, dove c'è questo simpaticissimo minigioco. Allora, innanzitutto c'è un draw con della roba e ora leggerò il suo giornale di pelle. Hai preso Shadow Art? Sì, deve fare il level up. Vediamo il level up di Shadow Art allora. Ed eccoci qua. Ok, magia di terzo livello. Oh, il chierico di terzo livello deve essere una figata epico, epocale. Posso rianimare i morti, magia che sicuramente prenderò. No, tu ce le hai tutte, puoi semplicemente scegliere quali sceglierò preparare. Sceglierò di tenere preparata. Daylight, che ci piace molto. Quinta morte, Glyph of Warding, ottimo. Vabbè, Massive Ward, Spirit Guardians, che è sempre fortissimo. Revivify, finalmente non avremmo in teoria più bisogno degli scroll. Vero. E mi sa che prendo un nuovo... Beast of Curse ce l'ha sicuro perché è un trickery domain, quindi ce l'ha sempre preparata, quindi puoi scegliere adesso che magia preparare. Ok, quindi non ci sono grandissimi cambiamenti, cambieremo enhanced ability. Prior Healing diciamo che è la cura out of combat, ne possiamo fare a meno. Bane, allora penso che metterò subito, proprio volando Revivify. Grazie. E Animated Dead. Caccio anche Bless perché mi sono scocciata di fare il chierico. E metterò. Ma se al posto di Mass Healing Word mettessi Mass Cure Wounds? Ah, no, hai messo già Mass Cure Wounds. No, hai fatto bene. Era giusto, giusto. Ah, non ce l'hai? No, non ho messo Cure Wounds. Metterò. Difficile scegliere, sì, vero? È un po' difficile anche perché ho solo uno slot. Due. Non mi conviene... Due, quindi non mi conviene mettere un'altra magia di terzo livello. Ah, no, scusa, allora sì, è solo uno slot. Sì, in teoria sì. Ma in realtà, sì, hai metterò ragione. Bless. Che hai messo? Puoi mettere poi a prepararne un'altra? Questo ti stavo dicendo. 7, 8. Tu di terzo livello che hai messo? Lì c'è Revivify poi? Animated Death. Ah, ok. Banalissimo scudo della ma fede. Ma qualcosa che faccia danno? Non lo vogliamo? Ma pure un Guiding Bolt? Spiritual Weapon non c'è, vero? Inflict Wounds, mi piace di più. Va bene, ci sta assolutamente, il suo perché. No, Spiritual Weapon non c'è. Penso sia di dominio quella lì. No, Spiritual Weapon non è di dominio, semplicemente non l'hanno ancora messa loro. Ah. Probabilmente è difficile da fare. Ok. Questo corpo è distrutto per essere caduto dall'alto. Sì. Infatti ci facciamo una bella chiacchierata in lingua mortua, che sembra più una parolaccia in pugliese. Il corpo ti guarda sempre senza vita, non cambia, non è che ritorna a vivere soltanto perché gliel'hai chiesto tu. Senti, non mi interessa di te, che ti è successo? Ho lanciato lo zaino, era troppo leggero. Ah, ok, non mi interessi. In pratica, cosa succede qui? Questi sono dei funghi.
su questi funghi si può saltare. Il fatto è che i funghi possono cadere. Quindi lui che ha fatto? Ha lanciato lo zaino, ma era troppo leggero per vedere se i funghi reggessero il peso. Quindi bisogna lanciare un oggetto pesante. Oppure bisogna fare un buon tiro di investigazione. Quindi io inizio a provare la scalata. Investigazione fallita, vediamo se Astarion migliora. Astarion è bravo in investigare. Sì. È fallito pure lui. Quindi uno di questi due probabilmente cade. Per capire qual è una possibilità, abbiamo scoperto che è lanciare qualcosa di pesante. Hai qualcosa di pesante che possiamo lanciare? Mi sto lanciando, Stai lanciando te sto stessa? autolanciando me stessa. Sì, Tu stai facendo l'altra strada, vero? il problema è che è troppo bassa e non ci arrivo. Vediamo. È un po' pesantino, Caduta. Non eh? Non reggono? reggono. È un'illusione. Meglio fare attenzione. Tipo. Già. È vero, abbiamo trovato una nuova collana, The Blast Pendant. La vuoi? Ok, questa è un'illusione. Quale? Oh, grande. Andiamo. Vediamo. Perfetto, Ok. bravissima. Ok, Sapevo che ci serviva un chierico. ne ho trovato un'altra. Qual è un'illusione? Vieni, vieni. Qui c'è solo questa. Ce l'abbiamo fatta. Ed eccoci qui, una pietra silvana. Ho fallito il Anche. tiro a investigare. Sì, io in realtà spell Ho lasciato Roderick dove c'è un tiro a investigare. slot cantrip. Io vorrei tanto illuminare me stessa d'immenso. Ok. Aspetta, lancio le lucine se vuoi. Faccio Così riesco a vedere. così. Yoli, buonasera. Ah, Martin Luther King, buonasera ragazzi, scusatemi, ci siamo un attimo fermati per vedere se cadessimo o meno. Eravamo un po' concentrati. Ben arrivati a tutti. Ma le Lightning Charge, di che classe sono? Le Lightning Charge sono delle... È una cosa homebrew che ha fatto la Larian. Non è di nessuna classe. Può darla chiunque. Ci sono degli oggetti, come delle armi che mi sa che ha Talia. Sì, Talia dovrebbe avere una rapier. Vediamo se riesco a prenderla dal mio inventario, così la faccio vedere a tutti. No, non ce l'ho. Comunque ci sono delle armi che conferiscono Lightning Charge ogni volta che colpisci. Ah, ce n'è una laser, ora che ricordo bene. Quando usi Lightning Charge, prendi tutti gli altri effetti. È un set combo che ha creato la Larian di oggetti magici. Mi riesci a lanciare? Dove sei? Sì, forse sì, sai, arrivo. Dove sei? Giù. No, sei troppo pesante, troppa roba addosso. Sì, allora i guantini, se non hai già l'arma, non servono a nulla praticamente. Ieri ero esattamente qui e poi ho scoperto altro. Che hai scoperto? Che hai scoperto? Dici, dici. Ed ecco qui un'altra illusione. Ed abbiamo trovato gli altri due cerchi miconidi. Ad esempio, se tu vai in Shadow Heart nel cerchio che c'è alla tua destra, vai lì, vedi dove arrivi. Ecco i farelli. Sì. Vai avanti. Esatto, ti teletrasporti giù. Ah, ha teletrasportato pure me. Questo non me lo ricordavo e non me lo aspettavo. Risaliamo. Non so se spoiler, no, no, vai tranquilla. Martin No, probabilmente lo sappiamo. Luther Pingu dice: siamo alla tea house e abbiamo trovato dei guantini. Ah, sì, quei guantini. Ho già risposto finora. Finora sto parlando con lui. Mentre questo, guarda dove ci manda. In una zona che conosciamo. Ci manda qui. Se vedete la mappa, siamo tornati non più nell'Underdark, ma nel mondo superiore. Nella zona dove c'era la casa di zia Ethel, dove non potevamo passare da quella porta. Ora voglio capire però se in qualche modo si può aprire questa porta. Perché pure qui si vede che manca un pezzo. Eccoci qua. Eccoci qua, casa di Zether. Voglio giocare ancora nonostante le 4 ore di oggi. Ci sta. Ma oggi eri là, in peccato, non ho visto. Mi chiudo gli occhi, però. Quello
Quella porta non riesco ad aprirla. Allora, guarda, questa porta è nuova. Questo cerchio di miconi di prima non portava qui. Questo cerchio di miconi di prima portava fuori dalla tea house. Quindi è una cosa che stanno aggiustando ora. Perché sono caduta? Ah, cacchio, un altro bullet. Un altro bullet? Sì, sono caduta, c'è stato un terremoto. Ecco cosa che ci ha buttato a terra prima. Mm-hmm. Ora, vediamo se riusciamo a trovare un modo per aprirla. Oddio. Tendiamo. Sta per fare il salto della fede. Shadow Heart. Vediamo un attimo. Leva, via. Madonna mia, che stupida. Perché si è buttata giù? Non lo so, ha fatto tutto lei. E perché tu stai parlando a bassissima voce? Soprattutto, non so per capire. Allora, qui c'è un pollo intero, una mannaia. Beh, non voglio, sono anche io curioso, perché quella porta mi era nuova. Come dissi quando ci siamo arrivati la prima volta alla casa da te, quella porta non l'avevamo mai vista. Quindi questa zona è completamente nuova e forse non si può ancora aprire. Ti ho mandato un elmo, molto carino. Ti ho mandato un elmo. L'elmo di autonomia. Hai competenze, tiri salvezza in saggezza. Bah, io la darei al nostro fantastico chierico. Mi sto spoilerando un po' troppo, dato che sono alla tea house. Mi sa che lascio l'urchino. Ma vada, la ringraziamo. Io ho trovato un passaggio per andare in un covo. Che covo? Anche perché non ho capito, non ti vedo più qui vicino, non so che fine tu hai. Io sono entrato nella cosa blu, nell'altro cerchio di miconidi. Io non l'ho trovato l'altro cerchio di miconidi. Devi passare comunque, non ti ricordi come funzionano i muri invisibili? Ci devi passare comunque attraverso, pure io continuo a vedere il muro. Vieni qua. Vieni al cerchio blu. Avevamo perso Mugusulub. Non è molto facile andarsene via da qui. Allora, un attimo che arrivo a riprendere la chat di Yuli. I pesci, quali pesci? Qual è il covo con i pesci dove ti sei persa? Dove hai trovato il nuovo segreto? Vieni. Perché nel caso vogliamo trovarlo pure noi, se non lo conosciamo. Devi passarci comunque attraverso. Non si toglie, resterà sempre il muro. Non so se è qualcosa che verrà fissato più avanti o meno. Vedi? Da qui, tu puoi se vieni qui in fondo, puoi vedere la tea house. Se ti metti punta a punta, vedi la tea house. Proprio qui c'è stato il combattimento con Zeider qua sotto. E qui forse si potrebbe saltare con jump. C'è la possibilità che con la magia jump si potrebbe saltare. Quindi ora non so se andare a prendere le zelle e farlo. Sai che ti dico? Facciamolo. Ah, non posso viaggiare da quest'area. Tu hai qualche incantesimo di salto? No. Quello che ha trovato Mucus, il covo coi pesci. Dice che tu hai trovato un covo coi pesci adesso? Sì. Dove ero andata prima. Ok. Cioè non so se è il covo dei pesci. Allora io in linea generale vado un attimo a prendere le zelle. Era un covo però, sono entrata e sono riuscita subito. Allora, dov'è l'esello? Lascio un attimo a Starion, che per quanto mi riguarda in questo momento ha l'utilità di uno sciocchino. Dove sta? Quanto è bello con l'elmo figo, Starion. E vado a prendere l'esello. Prendo l'esello non per qualcosa, ma perché è l'altro membro più forte del party, in pratica. Ok. Ed eccoci qua. Sì, puoi fallire quanto vuoi. Ed è tornato Glut! È rotto. Ogni volta che ti muovi un po', vabbè. Arriva, esce, se ne va. Tanto poi se ne va. Quindi. Allora, l'esel dovrebbe avere l'incantesimo di salto. Di suo, perché è una Githyanki, esatto. Githyanki Psychic Jump. Ed ha anche più forza di Roderick, quindi dovrebbe avere più atletica. Quindi io mi tiro jump. E provo a saltare. Shadow Heart, puoi farti un passo più a destra? Grazie. E non si può saltare, quindi diciamo che è completamente inutile questa zona per ora. Non si può fare davvero niente.
ce ne possiamo andare. Mucus, portaci dai pesci. Ok. Non so, tu hai trovato qualcosa di particolare? Sì, quando Lesel ha deciso di fare il salto della fede. Che cosa hai trovato? Non Lesel, Shadow Art. Ah, andiamo, andiamo. È qui contro i funghi? Da dove si esce? Da qua. Vieni. Devono un po' aggiustarla questa situazione dei muri invisibili. Ok, quindi si scende giù. Talia non si sta seguendo perché si è messa a suonare. Non mi interessa niente, può restare dove è per me. Arrivo. Ovviamente tra un po' ci andiamo alla Torre Arcana, non vi preoccupate. Niente. Seguire Shadow Art è stata una pessima idea. Perché... E lì eri arrivato, devi saltare. No, visto che faceva sopra e sotto, non capivo perché. Ok, quindi si va giù. Uno. Due. Via. The Festering Cove. Ok, confermo, questa cosa non l'abbiamo mai vista. No. È nuova anche per noi. Ora, non so se ci fosse nelle prime patch e poi l'hanno tolto. I Quatoa! I Quatoa, oh cavolo! Buonasera, trappola! Cos'è questo astio, Mucus? Mucus Ruba oggi è cattivissima, mi sta mandando a quel paese da non un paio è vero. Di ore. In realtà ce l'ho con Talia, che era rimasta dietro. Ho insultato Talia per... No, mi dà fastidio che si rompono ogni volta. Ciao, Silence! E anche Silence, ma sì, ci siamo anche noi, a quanto pare c'è anche lei. Benvenuti tutti nei Forgotten Realms. No, non ci credo. I Quatoa fanno parte di quelle razze così di nicchia che non mi aspettavo neanche fossero presenti qui. Sono quelle razze come Bullywug che derivano dai Batraci, dai creatori Batraci. Quindi sono questi mezzi pesci. Che e c'è carini. Anche una bella shot ufficiale dell'Adventure League su cui tu ti fai un party di Quatoa per andare a difendere la tua città. Bello. È carinissimo, proprio carino. Oh, comunque la posso dire una cosina, ma pure tre. Quante ne vuoi? Guarda, qua non abbiamo limitazioni di cosine. Cosine, cosone, quello che vuoi. Stanno cantando in maniera selvaggia. C'è niente di particolare? Davanti una ruota. E loro adorano la ruota. Allora, qui cantano davanti alla ruota. No, aspetta, è il timone di una nave rotta e a destra c'è un palese... Ma... Santuarietto, una ma in statuina. Realtà stanno proprio pregando sul corpo di uno di loro morto. Ah, allora è un funerale. Ah, guarda qui, è seguito da pool drip, cioè il goccia nell'acqua, il sacerdote The Zelus. Allora, For the King 2 è talmente meccanico e lungo e noioso che quasi mi è piaciuto. Penso di sì. Penso proprio di sì. Poi non so perché la domanda. Soluba l'ha vista domanda. Ah, tu vedi male. Aspetta. Soluba sta leggendo la chat nella cosa per cecchini. No, è che io devo allenare la vista costantemente perché ci vedo male, quindi mettiamo le cose piccole. Ti ora ci vedo. Così vedo ancora meglio. Ma vogliamo mandare qualcuno carismatico che non li spaventi? Ma ci va Roderick che non li spaventa, beh, andiamo. Allora. Aspetta un attimo, fermo, non ti buttare giù un attimo. Ok, ciao. Eccomi, ciao. Silent Sound, tu l'avevi già vista questa parte? O Martin, se ci sei ancora, se non ci sei già andato? Perché io ripeto, nelle altre volte questa zona non l'ho mai trovata. E avevamo trovato in realtà quella cosa che ti si saltava, ma non c'era niente. Mm-hmm. Ok. Al momento non sono aggressivi, sono... Perfetto, quasi. È quasi finito Guidance. Se aspetti un altro pochino... Arrivo, vado, corro, corro! Il nostro sangue per riempire gli oceani. Oh, sacro Boal, le nostre ossa per costruire il tuo tempio nell'abisso. Un'ondata di pura devozione ti attraversa e con urgenza senti questa presenza cresce in risposta. Parole, preti e promesse. Il tuo Dio vuole una prova. Vuole il sangue. Queste creature sono Quatoa.
Sono degli schiavi dei Mind Flayer che manifestano ai loro dei credenza in questo modo. Credo in questo modo. Tu, il nostro dio della morte, chiede sacrificio. Boh, sarebbe Baal, il dio della morte. Sono loro che lo pronunciano male. E quello lì, quel gnometto pieno di sangue, non è sicuramente il dio Baal. Che spettacolo, che spettacolo. Ora ho capito. Quando hanno chiamato Lord of Murder, la progenie di Baal, ricordiamo che ha un ruolo fondamentale in Baldur's Gate 1 e Baldur's Gate 2, dal momento che il protagonista è un Ballspawn. E si basa tutto questo sul fatto che l'ultimo Ballspawn prenderà il trono di Lord of Murder, prenderà il trono di Baal. Ma noi sappiamo che dal secondo Sundering Baal rinasce, quindi è un po' difficile la situazione. Non sto scherzando, la live di ieri mi è piaciuta, mi sono affezionato alla spada di legno e al clochard della stazione. Anche a me era piaciuta molto la spadina di legno. Ma guarda, noi For the King 2 appena esce penso che lo portiamo sicuro. Abbiamo giocato a For the King 1 quasi tutta la campagna, soltanto che ci è venuto a mancare il terzo. Pace l'anima sua. E il Fabbro intanto badilava i lupi. Il Fabbro sa il suo perché. Non personalmente, almeno. Ho visto un video su YouTube perché avevo letto di questa razza nel gioco e la curiosità è stata troppa. Ma come hai visto un video su YouTube su questa razza? Abbiamo fatto noi una live dove abbiamo spiegato tutte le razze. Mi sento un po' scherzando, ovviamente. Mannaggia, io ieri sono arrivata troppo tardi. Sì, noi ieri puntavamo a fare una cosa rapida, dato che domani finiva la Closed Beta, dato che ieri ci trovavamo per puro caso insieme a tutti gli altri, abbiamo deciso, ragazzi, c'è questo gioco, voi non l'avete mai giocato, volete venire a farlo con noi, quindi tutti insieme. Non sulla razza, ma sulla loro presenza in gioco. Sì, ma io sparo cavolate, non ti preoccupare. Quindi c'era anche nelle patch precedenti o era di questa patch? Perché questa è la cosa che mi incute timore. Perché se mi sono perso una cosa così grossa durante le altre live, durante le altre patch. So cosa succede. Ora lo vedremo allora. Ah, boh. Sì, ma io ridevo perché mi immaginavo la scena in real life di un tizio in sovrappeso che corriva nel bosco a tirare la pala in testa a tutto ciò che si muoveva. Malaria. Malaria tira Malaria ne badilate. sa, malaria ne sa. Ok, allora vediamo. Questi a quanto pare sono seguaci del dio Baal. Infatti, qua dico Boal Baal è il dio della morte. Puoi Guarda, l'hai detto, tranquillizzarti. quindi devi scegliere quella risposta. Tutto Ah, quindi lo scelgo. Però ho scherzando. detto anche che il suo dio si vede che non è vero. Cioè, io non sono offerta di nessuno. Oppure prendo le mie cose positive, su cosa sei inciampato? Cioè, organizzati. O cerca di determinare chi o cosa stanno parlando. Allora, questa mi sembra la cosa più intelligente. Ho anche Guidance. Arcana Proficiency, il mio paladino è completamente inutile. No, io la prima cosa che faccio in realtà è controllare bene chi è quello stronzo. Correggerli. Ah, ok. No, non ancora. Vediamo. Madonna mia, classe difficoltà 20, ma siamo impazziti. Aspetta, vuoi bardi? No, non ce la Non è faccio. niente. Le ultime parole famose. Io ce la faccio. Classe difficoltà 20. Ma mi sento ispirato dalla situazione. E mi sento ispirato anche perché qualcuno si è messo a suonare alle mie spalle così per aiutarmi. No, non si è messo a suonare Sei nessuno, sicura che non. nessuno si è messo a suonare alle mie spalle? No, è troppo buio, non vedo lo strumento. Mannaggia. Vedi, qua c'è lo strumento, io cerco di suonare le corde qua. Mi stai dando fastidio, si vede. No, ragazzi, vabbè, non mi finisco l'ultimo punto ispirazione. Bene, crete. Baal vuole un sacrificio. Baal. Ragazzi, è un elfo di Babbo Ma Natale. cos'è, un imp o un È gnomo? un gnomo. È assolutamente un elfo di Babbo Natale. Senti, ragazzi, io non ci voglio manco parlare, almeno basta. No, vabbè. Aspetta, se hai il sangue che vuoi, posso fare un'altra offerta. Fate i tacchini prima di tirare i dati, vero? Ma quello funzionava ieri, non so se rifunziona sui dadi. Cosa hai per il divino Ball? Persuadiscilo. Ma che persuadilo?
No. Gli do la pietà di una morte ancora più veloce al divino Boal. Ti schiaccerò sotto i miei piedi. E mi bagnerò nel tuo sangue. Sangue. Boal chiede sangue. Io ho fatto persuasione. E anche io avrei fatto persuasione in realtà. E com'è andata con persuasione? È cambiato qualcosa? Ma a me stanno sul culo. Magari ti davano una quest. Gente certo. Amichevole come sempre. Ma pure a me danno una quest. Guarda che quest mi danno. Ora ti faccio vedere che quest mi danno. 25 danni. Ma siamo completamente impazziti. 25 danni. Ciao. Il dio Boal. Aspetta, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Vediamo se ci riesco. Geronimo! Boom! A posto. E ora che sono qui e che non ci vedo più niente, Mucusuluba fa roba. Ok? Mi metto un po' di paura da palcoscenico. Fai benissimo. Grazie. Io prendo e gli do fuoco. Posso, bravissima. Poi. Okay. Mannaggia, Shadow Axe. Axe insurge. Main attack. Boom. E poi un altro perché ormai sono livello 5. I modelli dei pescioni sono bellissimi. Sì. E non ho lottato e mi hanno dato un'arma. Visto? Io li uccido e me la danno lo stesso. Anzi, me le danno tutte. Perché persuadere e farsi dare un'arma quando li puoi sfondare e prenderti l'arma con la forza? Eppure l'esperienza. Vedi, siamo sulla stessa linea d'onda noi. Ok. Allora, lui invece cosa fa? Lui penso che fa un bel cleave. Ma come? Ha missato. Hai missato? No, aspetta, aspetta. Ma siamo impazziti. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda qua. Guarda. Allora. Non posso tirare niente, nemmeno una bombetta piccolina. Faccio così. Sono brutto. Se non li spaventati tu, li ho spaventati io. Non capiscono no, più niente. Io gli mettevo l'ansia da palcoscenico. E io gli ho fatto paura. È andata. Non possono far più niente. Perché il mio modo di approcciare, diplomazia quando è possibile. Concordo con te, Ioli. Pure il mio modo di approcciare, tranne quando mi minacciano. Ecco. Ciao. E poi vengo vicino a darti la presenza. No, non è vero. Qui qua. Ok, ora che sono tutti spaventati. Ma non tirare sta cosa. Intanto falliscono e prendono danni, muoiono da soli. Sono uscito da soli. Ma si hanno messo in una rete, volevo. Ma dai! E c'è l'Hunter da lontano. E quello da dove è uscito? Stava là. Ma che buco è uscito? Ma sai che somigliano a quelli di World of Warcraft sulle spiagge di Nordrend? I fish. I Bullywood. No, 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 no. Quelli che ti danno le quest per pescare, ti ricordi? Sì, sì, sì. I Marlov. La diplomazia no. È una cappa sopra il livello del party. Sì, i Marlov. Popo è una cappa. Non i Marlock. No. Quelli tipo Trichechi. Trichechini. I Trichechini. Me li ricordo. Ragazzi, ma io direi Marlock. Che se uccidiamo il capo, allora, potremmo buttarlo giù cattivamente. Ma mi sembra un po' sprecato, quindi. Secondo me ha lui l'arma, tipo. Pure secondo me. Quindi io direi di ucciderlo male. Secondo me una volta ucciso il suo dio, diventiamo noi dei suoi dei. Che ti dico? Dimmi. Ah, tu punti proprio a diventare la nuova divinità. Certo, che devo fare secondo te? Ma dai, non puoi mancarlo così, ma... Io sono bloccato. Siamo impazziti. Ma io vi uccido tutti adesso. Cliff. Morto. 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 Non è cambiato nulla. Spoiler, aspettato. Non è successo nulla. Ma noi uccidiamo tutti allora. Ah. E come mi sposto da qui? Non c'è un help. Allora io lancio il cadavere di questo, non posso. Allora io lancio... Li puoi lanciare loro? No, sono troppo pesanti. Lancio un giavellotto su Cucato. Laggiù un giavellotto sull'Hunter. Dove sta l'Hunter? Ecco. Ah, c'è un... Allora, lo lancio sullo Zelota, va sul prete. Aspetta, chi è che sapeva fare il verso benissimo dei Marlock, Aaron? No, il Marlock. Cos'è il verso dei Marlock? No. Sì. No, ah, quello che fa Aaron è il verso dei Marlock. Non te lo ricordo. Tu non lo sai fare. Sì, io lo so fare. Non lo sai fare. No, non è in quel modo. Vero, Silence che non è in quel modo, è più... Una cosa così. Ma perché si chiamano Trichechi se di zanne ne hanno due? Sappiamo... Non ti posso rispondere. Il bello di giocare con un personaggio con carisma alto. E puoi uccidere tutti in modo carismatico. Mannaggia, mannaggia. Ti
Talia prego, vince, visto? Ha. Ti prego, usalo ad uno. Talia vince. Ha. No, non lo uso, basta. Ma giusto per evitare che ogni volta ci blocca questa cacchio di richiesta. No. Mi sta uccidendo Roderick, non ci posso credere. Mi interessa. Ah, ero molto. Okay. Te l'hai meritato, non è stato allora, abbastanza diplomatico. Il guerriero ora salta qua sopra. Madonna mia, Letel. Ehi, senti, io sto cercando di picchiare questo. E inizia a menare a sangue questo. Il lancio dei cadaveri e delle membra. Un classico della guerriglia. Ha valso pure una medaglia al valor militare al corpo dei bersaglieri. True story. Oh mio Dio. Io ti sto per lanciare un amico, eh. Tiè. Qua. Vai. Lancia. Comunque oggi Talia è rottissima. Tiè. Pum. Dai, si è rotto il lancia? Dai, che bug però. Non me lo fa lanciare. Ti lancio qua. Ah, si è rotto e basta. Fine. Ok, se fai un attacco poi non te lo fa lanciare. Ucciso. Come va qua sotto nel frattempo? Molto bene, grazie. Come sta Quotua? Se ne tiro uno, vai. No, non ce l'ho fatta. Allora, questo è spaventato, questo è spaventato, questo è spaventato. Vado da lui. Mi sembra quello meno spaventato. Allora, senti. Parliamone. Posso essere la tua divinità? E allora ti giudico colpevole. Vieni, vieni a dare un'occhiata. Ah, non posso capire nulla e scompari di nuovo. Come fanno tutti gli eroi. Come fanno i veri eroi. Eppure tu mi venererai come la tua divinità? Di cosa venererai? Ti giudico colpevole anche a te. A posto. La famiglia BGT Twitch d'Italia si è riunita. È vero, ragazzi, siamo solo noi. Vero, però. Siamo solo noi. Ma un altro? Siamo quasi tutti gli Origin, sai? Io lì, Silence. Tu, Martin, Pomodoro. Gli Origin sono 5. Uno di noi non farà gli Origin. No, raga, cioè non ti... ce l'ho di qua. No, non a meno che non esca qualcun altro. Basta. Sei morto. Sono morto. Un attimo che nel frattempo in realtà c'è Karlach, probabilmente. Ah, Karlach sarebbe un'altra persona. Il no, non c'ho. Ah, giura? Pensavo fosse un orso gufo. Karlach sarebbe il tiefling che si trova nel bosco ferito? Ah, sì. E allora sì, bosco. Sono 6. Ma in realtà ci sarebbe anche Alfire il bardo. Forse, è vero. Quindi siamo già 7. Guarda, sappiamo. Tu che devo curare. In teoria potrebbe esserci Alsin il druido. Non sappiamo in realtà quanti sono. Alsin il troppo forte, vero? La tiefling. Medaglia al valor militare. Aulerio Zamponi, morto in Africa. Prima di salare l'ultimo respiro, lancia il suo braccio amputato da una scheggia contro il nemico urlando: ecco, prendetevi la mia carne che vi possa recar danno. Scusate per la botta al microfono. Che tizi tosti comunque che erano una volta. Cioè a me non verrebbe mai in mente una cosa del genere. Io perché io non la ho la tiefling paura. Sì. Alsin ne dubito. Pure secondo me Alsin no. O qualche altro druido sicuro. Ma dopo una settimana di ricerche di Baldur's Gate 3 su Twitch ho trovato il vostro canale. Quando vuoi. Dove vuoi, noi ci siamo. Speriamo di esserti stati abbastanza simpatici soprattutto. E dai, era la parolaccia, Cutting World. No. Basta, non sprecherò un altro incantesimo per voi, Kek. Quante reazioni? E reagisci ogni tanto. Ho reagito. Mi faccio la marchetta da solo, ma ci siamo anche noi se vuoi. Ah sì, ragazzi, ovviamente. Poi, finisco questo turno, vi faccio gli shout out di cattiveria a tutti. Perché qua un po' tutti ci siamo e Trappola ha detto che vuole ricominciare a giocare sul server di DayZ. Ragazzi, non scherziamo, solo roba seria ormai. Salgo qui. Ah, questo è ancora vivo? Sì. Ah. Non più. Ah, ok. Morto. E muore pure lui. E dai! Aspetta, mi nascondo, non mi posso nascondere. Che pena che ho fatto. Niente. Allora, ragazzi. Ricordiamoci tutti che
ci vogliamo tutti bene e ci aiutiamo a vicenda. Innanzitutto Silent Sound che sta arrivando all'affiliazione, piano piano ce la sta facendo, gli mancano gli ultimi, non gli ultimi follow perché ormai li ha fatti, ma gli mancano le ultime statistiche da portare avanti. Appena finisce il primo farò il secondo. Ora io lascio di cattiveria. Critical Miss. Come si è permesso? Io arrivo, con i miei tempi arrivo. Che bello. Anch'io sono quasi alla filazione, non sapevo streamassi. Vedi un canale? Ci aiutiamo tutti qua, non tu worry. Nel tempo io... mi sono persa. Tranquilla. Dici tutti io, tranquilla, senza problemi. No, mi sono persa un po' di messaggi in chat in realtà. Conviene prendere il cellulare. Iniziate a diventare importanti. Sì. Allora, facciamo così. Mi sono buttato a terra e sono morto. Mi vieni a rialzare, ti prego. No, mai. Dai. Mai. Dai. Anzitutto qui c'è una cesta, uno sforziere bellissimo. Lo voglio. C'è del pesce, ovviamente, che mi aspettavo. Del pesce. Mannaggia pesce. Mentre io recupero la chat dal telefono. Vai. Allora, me l'avevi detto in realtà, mi ero dimenticato di mettere il follow, sei una persona cattivissima. E ricordiamo che anche Martin Ruther Pingu sta streamando, ragazzi, e anche lui è in campagna con Baldur's Gate. Allora, questo l'abbiamo fatto. Una stella marina, finalmente. Ma devo aspettare altri 36 secondi, mi spiace. La posso prendere. Le conchiglie, finalmente possiamo prendere anche le conchiglie. Niente. Alle conchiglie a Mukusuluba piacciono tantissimo da quando su Ma Divinity. Ma la Maria non le mette sempre. Esatto, da quando su Divinity. E io le prendo sempre tutte. Comunque vai, trovi conchiglie. Bella. Niente, io mi sto suicidando. Qualcuno vuole una falce? È magica? Tieni, ti mando un pesce. Mi mandi un pesce? Un attimo, vado a prenderla io, poi la segno. Perché potrebbe essere un altro oggetto leggendario che potrebbe servire a Gale. Sì. Wow, guarda che arma c'è! C'è il braccio di Baal! Che fa 5-10 danni. Sì, anche questo. È carinissimo. E si può lanciare un giavellotto. Spettacolo. Ma questo scudo se lo possono tenere. Il grasso pure. Due. Adesso andiamo al campo. Che carini questi. Davvero una domanda. Ma ce ne sono due? Bellissimo. Tutti a Torotric. Allora, Silence. Sembra una marca di shampoo. Come Pingu HPMP. La Warlock Draw Seldarin. No problem, se la Warlock. Duo fortissimo con Pingu che ha la lore. Ma se lutta sparisce. Anche Blonde ha questo problema del loot. Ragazzi, io riesco a fare tutto. Ma l'arma dove è andata? L'arma super azzurra dove è andata? Te l'ho mandata. A chi? A Roderick. Roderick la vede velocemente l'arma azzurra. Ok, questa è nuova, si chiama il falcetto di Boal. È questo l'arma che vi danno? È leggera, quindi ne puoi avere due. Quindi se hai uno che vuole fare due armi, ne trovi due. Tu ne avevi trovato un'altra? No, io ho trovato le braccia di Boal, che sarebbero le chele. Ah, ok. Ok, carino. Allora direi che è il momento di farci un giro. Ho questo problema, che se mi domandano cose mentre sto lottando resto in silenzio. No, io non ho problem. Io voglio vedere se questo Baal ci dice qualcosa di interessante. Allora. Non so quanto vogliono parlare a te. Chest. No, non mi vogliono parlare abbastanza chiaramente. Ok, dividiamoci. Esploriamo la zona. Neurone overload. Ma no, ragazzi, no. Allora, sulla rupe dei re non c'è nient'altro. Ok. Sulla rupe dei re non ho trovato niente, detto. No? Guarda qui. Questa cosa brillante cos'è? Nulla. Solo una cosa brillante. Bisogna scavare. Scava. Scavi. Qui c'è un'altra zona nuova. Ok, dovremmo aver fatto tutti gli shutout giusti. Yes. Ovviamente se ne dimentichiamo qualcuno, ditecelo tranquillamente. Giustamente, nel forziere di esseri marini, cosa potrebbe esserci di pesce! Più prezioso di una coda di pesce e una stella marina? Pesce! Davvero qui non c'è niente, non ci voglio credere. Messaggina bada! Oh. Papà, scusa se ho smesso di scriverti.
Finalmente abbiamo un po'. Abbiamo capito quel poraccio di Doni. Scusa, ti ho smesso di scriverti, ma abbiamo finito la carta per la strada. Io ho preso questa dai druidi, forse è per questo che ce la prendono con noi. Spero che ti possa trovare. Zellor dice che ti sei perso e che la nostra vecchia casa è ormai andata. Ma io ho letto un libro che dice che tutti i fiumi arrivano alla fine dello Stige. Quando lo prenderai, mi potrai iscrivere a Baldur's Gate o forse venirmi a far visita. Ti verrò di nuovo quando avrò più carta, Doni. E il ragazzino dei druidi che guarda Sì, lo verso il so. vuoto. No. Vai, vai, Martino, non ti preoccupare. Allora, due cose contemporaneamente sono impossibili per noi XY. Per esempio, ora mia moglie mi sta parlando. Secondo voi la sto capendo cosa mi dice? Ovviamente Allora, è facile. no. Tu di Sushi sì, annuisci, di dell'Underdark. che sei molto bella. Il Funziona così. problema è che poi noi donne abbiamo il brutto vizio. E cosa ti ho detto? Di fare così, tipo, ti dice, e cosa Sì, ti ho sì, sì. detto? E quindi. Vai, trappola, buona Buona cena. cena. Alla prossima. E guarda qui il un'altra conchiglia. libro dei canti di Bal. Io Vabbè, sono un te non sacco duro, serve. eh. Come a me non serve? Sì che voglio cantare. Mi sono fatto il performance. Dove sta? Dov'è? Ma hai visto che qua hanno fatto un disegnino? Dov'è? È qui sulla spiaggia. No! Sono orribili anche disegnati così, però. Certo, che volevo farci. Pesce, 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 pesce. Molto pesce. Io innanzitutto guardo un attimo i libri che ho avuto finora, non sto guardando allora la testa. Poi. E invece lo shoutout a trappola, anche se se n'è appena andato. Ok, il libro non dice nient'altro che una piccola preghierina per Baal. Non shot. Ma troppo non vuole ancora ricominciare a stremmare. Quando ricomincerà, li faremo tutti quelli che vuole. Tutti, tutti, tutti. Ok. Ora siamo pronti a continuare. Abbiamo distrutto questi pesciolini. Carina questa side quest. Per quanto è durata. Ce la possiamo fare per una volta andare a questo tempio di Lenor? Ce la No. possiamo fare al tempio di Lenor? Cioè, sono 3 settimane che. Cosa facciamo oggi? Il tempio di Lenor? Cosa facciamo oggi? Il tempio di. Nel frattempo, Lesella ha deciso di rimanere qui, di non voler venire con noi. È molto fastidiosa questa cosa che si impuntano su un posto e non si muovono più. Vero? Sì. Io devo fare un riposo breve. Dici? Ah sì, non l'avrei mai detto, sai? Sì. È una cosa che mi coglie davvero da. Quante ore avete giocato fin qui, Oh ragazzi? no. All'incirca 28. Ma tra queste conta. Facciamo, togliene 8, una ventina. Fai conto che la maggior parte di questo tempo noi lo passiamo a chiacchierare, a spiegare lore, ogni volta ci fermiamo per dire roba. Quindi di gioco reale 16, 18 più o meno, 16 ore. Ho perso già un po' di Ovviamente nuovo. quando si va in live perdi molto più tempo. Ovviamente se ti vuoi fare tutte le conversazioni, anche perché leggendole è più veloce. Se le traduci ad impronta le devi sentire tutte, non puoi bloccarle e andare avanti. Però sì, allora. Ma non abbiamo ancora fatto né Githy Anki sopra, né il villaggio di Goblin. Di Goblin, ma che brutta. Oh, che ho detto, Sì, Goblin, terribile. Goblin. Dei Goblin, sì. È perché mi sto storcendo, passa un po' la sedia. Certo, perché più tieni la schiena curva, più le vocali si Le chiudono. cose si Infatti i chiudono. gobbi parlano in questo modo con le vocali molto Perché sono chiuse. bassi. Venite Ma certo. a passo riposo breve, dai. Ok, Pazienza che ci vuole. possiamo andare, sono pronto. Ma non è da qui, ma da qui. Oh, Senza finalmente. aver fatto né Alsin né Goblin né Git. Sì, ci sta. Ma già solamente i druidi comunque prendono davvero tantissimo tempo. Per me sono 10 minuti di gioco, il resto è chi sono? Dove sono? Cosa faccio? Attenta, 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 attenta! Ti stanno minando. Mirino qui della morte? Eccola qua, l'Arcane Turret. Allora, noi Lo dobbiamo sappiamo tutto. uccidere? Ma assolutamente sì. Andiamo a turni?
guarda, secondo me se ce la giochiamo bene possiamo farne a meno. Se vediamo che non ce la facciamo, andiamo a turni. E fu così che esplosero in 3 turni. Allora, che hiding successful, non mi hanno visto. Non mi hanno visto. Sono nascostissimo. Ma perché non hai fatto il riposo breve? L'ho fatto. L'hai fatto? Certo. E che ho comunque 2 punti vita. Ma non volevamo tipo Misty Step? No, però. No, qui Gale, come ti dicevo prima, qui un ottimo personaggio da prendere Gale. Ma non sei andato a prenderlo. Ma l'Esels... Il mio barbaro salta tantissimo, avrei saltato da là. Ci sta. Ci sta. Anche l'Esels, guarda. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo distruggere le torrette, magari con qualcuno che attacca da lontano. Non ho capito. Dobbiamo distruggere le torrette, magari qualcuno... Attenta, spostati, spostati, spostati! Ho capito. Allora, io mi sa che lì ho messo Ray of Frost. Ok, perfetto, da qui la possiamo lo sfondiamo tranquillo. Distrutto. Prima torretta andata. Vediamo cosa c'è qui dietro. In teoria il metodo normale per distruggere queste bestie è andare di turni. Qui c'è una rottura che... Possiamo per caso andare da qualche altra parte? No, serve a niente. Peccato. Questa non sembra muoversi. Ti sta uccidendo? Qua non può. Qua sono qua dietro, quindi qua non può attaccarmi. No, cavolo, qua c'è qualcosa da... Arrivo. Aspetta, qualcuno sta puntando le selle? Chi? Niente, la vedono. Non le voglio queste ossa. Ah, qua mi prendono e basta. Niente, niente, fammi spostare. Una specie di accampamento. Ma se sto a questa distanza mi attacca lo stesso? Sì! Spostati! Martin, che avete fatto intenzione? Allora, Martin, che avete fatto o avete intenzione di fare con la zietta? Volevamo entrare blastando l'entrata principale. Mercoledì vedremo il da farsi, mi sa. Ok, allora taccio. Capisco quanto sia difficile. Stavo per fare lo spoiler, ma ancora non ci siete arrivati. Quindi silence fa silenzio, mi sembra giusto. Volevo urlare a Pomo. Astarion è un vampiro. L'elfo pallido. No. L'elfo pallido. Pensavo avesse già fatto. Ormai è scritto pure sui cartelloni in autostrada. È vero però. Sì, è vero. Allora, c'è la lettera a dire... A dirre. Ma se sta giocando a Starion si capisce anche dagli attacchi che ha, cioè, prosciugavita, no? No, non ce l'ha finché non te lo dice. Ah, davvero? Mm-hmm. Te lo dice dopo che ti ha morso. Se non ti morde nemmeno, che scemo. Secondo me... Infatti ti fa proprio, ora che sai chi sono posso anche non trattenermi più. L'abbiamo aperta questa cassa? C'era un martello, l'ho visto, eh. Non è che mo me lo togli, fai gli scherzi, l'ho visto il martello. Mio. Visto? Mio. Ma qui hai visto che c'era qualcosa da percepire? Tu l'hai percepito? Non hai percepito. Io non ho percepito nulla. Io non ho percepito tu nulla. Hai percepito qualcosa? Io non ho percepito nulla. Allora facciamo percepire Talia. Ma secondo me l'hai visto e te lo sei perso. No. Ok. La vedi quella torretta lì? Visto, percezione fallita. Eccolo qua, l'ho visto io. Ma avete visto la cutscene in live? Abbiamo visto tutto in live. Non abbiamo fatto neanche mezzo passo senza che fossimo live. Scroll of Gaseous Form. Però è pieno di indizi, tipo che non ti segue lungo i fiumi, che si lamenta della luce. Sì. Cacchio. Bugus, Shadow Heart. Via. Basta. Il mio Rodrick ha deciso che lo va a menare a mano. Aspetta. Non vogliamo fare una cosa a turni? Sì. Questo turno, guarda. Guarda il turno. Guarda il turno. Perché sei stufato, ma sei impazzito, ci sto sotto. Guarda il turno. Dimmi smite. Non ancora, penso che il prossimo arrivo subito. Il porcellino vicino casa di zia. Porcellino, intendi cinghiale prosciugato? Sì. Non è vicino casa di zia. È proprio dopo i duri. Però sì, vicino casa di zia c'è ragione. Io sono pizzicallante. Si scena le mie parti, sono puntiglioso.
Dalle mie parti si dice in un altro modo, ma non te lo dico. Antipatico, si dice antipatico. Sì, certo. Sono antipatico. Si dice proprio antipatico. Per prima del ponte. Ah, quella sì, poi abbiamo parlato anche col cacciatore di mostri e lì è stato palese. Sì. Noi abbiamo dato in pasto Astarion al cacciatore di mostri. Sì, diciamo che o eravamo meglio. Con Astarion. Sto cercando Astarion. Stavate parlando di me? Allora, qui la cosa si fa bella. Noi quando l'abbiamo giocato la prima volta, ovviamente abbiamo visto questa strada secondaria e senza pensarci due volte l'abbiamo presa. Quindi noi possiamo entrare nella Torre Arcana tramite questa via, se hai qualcuno abbastanza atletico, oppure dalla porta principale. Noi per divertirci entreremo dalla porta principale. Sei d'accordo, Mugus? Mm-hmm. Innanzitutto, vediamo che qui c'è uno schifo. Quindi Lazel, che si è diventata il nostro mago, tira Ray of Frost qua. Target si stufarono. Via. Ma? Posso provare a scassinare la porta principale? Sì, puoi scassinarla. Posso sfondarla, come vuoi. Ok. Tu scassina, tu che sei brava a scassina. Com'è andata? Benissimo. Oh, ma guarda, ma non era chiusa, guarda, è aperta. Mentivi. E morirono in 3, 2, 1. C'è qualcuno che ha deciso di attirarsi tutte le attenzioni? Oh, iniziamo. Noi non abbiamo infamato Astarion. Via, scappate! Gruppo di stolti. Ok, iniziamo a turni? Facciamo una serie questa. Sì. Via. Ok. Allora. Tu vai da lì? Ok. Io con Roderick ti seguo. Proprio a ruota. Domanda, ma non basterebbe un'illusione minore? Può funzionare, infatti mo la mettiamo. Però diciamo che il nostro Trickery Domain dovrebbe pensarci. Trickery Domain, vogliamo metterla? Trickery Domain fa tutto ora. Trickery Domain ha Invoke Duplicity, ha di tutto. In pratica può far finta di essere lui la torretta. Mi danna malissimo. Oh, passa senza lasciare tracce. No, quello semplicemente ti dà 10 a furtività. Mirror Image? Ah, ok. Non ho illusione minore. È un cantrip. Non ce l'hai? No, non ce l'ho. Perfetto. Nessuno di noi ha il cantrip illusione minore. Quindi non potremo provare questa nuova tattica questo giro. Mi dispiace deludervi. Niente, l'audio di gioco ha deciso di stare a zero perché questo è un momento tattico. Quindi dovrete sentire soltanto noi, le nostre soli voci. Niente. Posso dire che odio palesemente. Che cos'è che odi palesemente? Dica, dica. Niente. Ti hai sparato il muro? Il pavimento, perché c'era una mattonella spostata e quindi ho tirato un colpo ben assestato e l'ho rimesso a posto. Fine. Posto. Le torri non vogliono fare il loro turno. Ok. Le torri non hanno nulla da dichiarare. Allora, io non ho incantesimi col mio amato paladino, quindi prenderò l'Ezel. Gli hai fatto danno? Sì, pochissimo però. Non fa niente, ci basta. Tanto un danno a testa lo buttiamo giù. Io ho un Ray of Frost. Ok, 14 danni perché hanno una debolezza al coso e questo è a posto. Perché viene disattivato. Ok, tocca a te. Un attimo, con Roderick a questo punto vado su quell'altra e la vado a distruggere. Dato che gli avanzano due punti vita, li tocco con Roderick. Mentre con gli altri poi comunque, facciamo un altro turno. Non so, trovando un'arma migliore della Everborn. Non ci sono armi migliori dell'Everborn in tutte ieri le si parlava di D&D carte e di dadi di sopravvivenza di caster al primo livello. È uscito un tizio che si era giocato uno stregone di primo livello bastando l'illusione minore di un barile per nascondersi dentro. Castando l'illusione. Ci sta? Sì. Un metro quadro di spazio ci sta. Intelligente. Sì, si può fare. Oddio, non è piccolino in realtà, eh. Cioè, se poi vuoi essere puntiglioso non glielo puoi fare, ma per bellezza glielo dai come punto. Sì, 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 ci sta. Bello. Carino. Io ricordo che loro hanno fatto una cosa del genere. Che vi eravate nascosti dietro al carro con Spark.
che aveva trasformato il suo pezzo di lana, dandogli l'immagine di un di pezzo del carro, e si è nascosti tutti dietro a quelli che passavano. Sì. Spark. Stiamo parlando di 8 anni fa. Io mi ricordo anche quando Tai Chi è diventato un albero in mezzo a un fiume. Questo è altro. Ah, ma com'è andata appunto la sessione l'altra volta? Cioè, davvero picchiato questa? Cosa? È davvero picchiato questa? È morta, sì. Ma era già disattivata, stavo andando con Roderick apposta, me ne avevi l'altra. Io non avevo capito ce ne fosse una seconda, scusa. Ah, ok. Geniale, direi, il novello Diogene, sì, sì. È bello. Guarda, i maghi sono bellissimi, devi soltanto avere tanta creatività. Ok, anche questa è disattivata. Possiamo togliere la cosa a turni e andiamo a menare. Ok, quindi prima zona fatta. Hanno troppo? No, infatti. Qui c'è un libro polveroso, vediamo che dice. C'è luce in ogni cosa vivente, che cerca la superficie per sopravvivere, e nella e nel rinascere distrugge tutto. Noi distruggiamo tutto il resto affinché quell'unica cosa possa sopravvivere. Ok. Ok. L'Isel dice che questa pozioni. Questo forziere è pieno di magia. Quindi noi esaminiamo questa roba. È assolutamente tutta roba di illusione. Infatti, una volta che abbiamo preso questi oggetti, si trasformano in scroll, un altro scroll, e le scarpe Grazia di Mistra, che ti danno l'abilità Feather Falling, la magia. Ma di quale Mistra? Sempre questa la vera domanda. Quale è solo lei. Ah, comunque, Martin, per rispondere alla domanda di prima, vedi? Questa arma, la Sparkly Points, quando tu fai danno utilizzando questa arma, prendi 2 cariche di lightning. Questa la prendi quando finisci la casa in fiamme. Quando vai al villaggio in fiamme, alla fine di quella missione prendi questa. Puoi scegliere tra questa, un arco e un'altra arma che non mi ricordo. Forse una daga, uno stocco, o del genere. Le scarpe, qualcuno vuole delle scarpe con Feather Fall? Tipo Talia? Sì, perché no? Inviate. Sperando che sia armatura leggera. Ero in live da voi quando l'avete presa? Ah sì, ecco. Perfetto. Bastone, grazie. Ok. Ah, è vero che il bastone che dà cariche anche se fa cast il cantrip o magie. Brava, brava, brava. Ma non avevo fatto caso alle charges. Ok, dove sei? Ci sei già buttata giù? No. Ti stavo aspettando. Non puoi scendere. Ah, però proviamoci, ragione. Qui dice che manca dell'energia se proviamo a scendere. Quindi il percorso più rapido è da qui. Devi prima uscire fuori. Oui. Praticamente ti puoi fare il set, ci sono i guanti di stivali, sì, hanno fatto il set lightning. Questa è la cosa carina di questa... cosa qui. Non si accende, almeno che non gli lanci della magia. Queste sono... Oddio, non si accende? Ci avrei scommesso che fossero lampade magiche, che si accendono quando un incantesimo si avvicina a un incantesimo, proprio come Detect Magic. Ok. Qui troviamo dei funghi e questo ci fa capire che è la torre di Lenore, quella che ci hanno consigliato il Mind Flayer e l'altro membro della società della brillanza, Bob Goblin. Quindi da queste parti dovremmo riuscire a trovare i 2 funghi della quest. Dove sta? Di Omelum, cioè Tongue of Madness e Timax Spore. Eccole qua, Timax Spore, trovate. E qui, al lato, c'erano le Tongue of Madness. Madness. E quindi la quest di Omelum, in teoria l'abbiamo fatta. Potremmo tornarci indietro e salutare tutti. Sì. Ed è quello che faremo, Mucus? No.
visto che ho aperto una porta, arrivo. Le ho aperte tutte in realtà. Hai trovato qualcosa di bello interessante? Mm. Qualche libro, qualche cosa? No. Non c'era niente, infatti, che io ricordassi. In c'è un libro? Sì, qui c'è un libro. Vediamo che dice. Ok, fa sempre parte di una commedia, di un'opera teatrale. Quindi non ci interessa. Comunque, anche la spada di Tyr non sembra male, anche se più da tank. Allora, la spada di Tyr è ottima. Infatti, Lysel ama la spada di Tyr, ce l'ha qui, con lei, sempre. Non più, l'ha lasciata. Eccola qua, Sword of Justice. Però con la Sword of Justice tu potresti abbandonarla. La cosa buona della Sword of Justice è che ha la Tyr Protection, quindi se non hai preso l'Everborn, la Sword of Justice è effettivamente molto meglio. Levando il fatto che è un'arma magica più uno, quindi hai già un più uno al tiro per colpire, che male non fa mai. Però sì, effettivamente l'Everborn è l'arma più forte di tutto l'Early Access, non ne trovi una più potente per un guerriero. Ok, abbiamo risolto anche questo piano, ci resta l'ultimo piano. E l'ultimo piano è un po' più problematico, perché l'altezza è maggiore. Quindi potremmo lanciarci, ma potrebbe finire male. Però qualcuno di noi... Come esiste? Ai nuovi... Featherfall. Ah, Featherfall. Ah, Featherfall. Anzi, che ti dico, andiamo dall'entrata principale, vieni. È più bello. Ci buttiamo direttamente giù. Pronta? Dove la prendi la spada di Tyr? La spada di Tyr sarebbe la Sword of Justice. La prendi alla casa d'aste, al casello. Quando... Se, non so se lo vuoi sapere. Via! Quando sconfiggi quelli che sono lì. Qui ci sono le Susur Bloom, che sono questi fiori antimagia. E finalmente un guerriero che non ha magie. Oddio, c'è anche lui le magie, però una Susur Bloom ce la prendiamo. Di nuovo? Che bello! Può sempre servire una Susur Bloom. Ho trovato qualcosa, ah sì. Sì, sì, volevo lo spoiler. Allora sì, la trovi quando arrivi nel casello, dopo aver parlato con Kalak, trovi questi paladini che stanno rincorrendo Kalak, ma in realtà sono dei diavoli mandati da Zariel, che si fingono paladini di Tyr, che le danno la caccia per riportarla all'inferno. E tu li puoi scegliere, come sempre, se ucciderli oppure dargli Karlak. Quindi o infamarla o aiutarla. Un po' come sempre, puoi fare il buono o il cattivo tempo. Ok. In teoria non ho preso il Susur Flower perché ho problemi, ma per un motivo specifico. Qui c'è una porta chiusa. Per ora. L'apriamo? In realtà non è correttissimo, non siamo diavoli, erano ex paladini di Tyr, ma il capo è un Oathbreaker. Ah, sì, va bene, cosa c'è? Sì, è vero, sono mercenari, hai ragione, soldati. Davvero per uno non ce l'ho fatta. Non ce l'hai fatta? No. Ma tanto una caterva di Grimaldelli, quindi. Sì, sì, ricuoto quello che ha detto Martin. Correzione giusta, esatta, fidatevi di quello che ha detto. Ed eccoci qui. Qui ci sono un sacco di fiori, ma la cosa che sto cercando io è un libro. Pozione di visibilità. Percezione fallita. Ecco qui. Qua. Qui c'è un tubo rotto. Oh, eccolo qua. Innanzitutto, non ci serve niente. Trattato sulle proprietà antimagiche dei fiori dell'albero del sussurro. Per coloro che conoscono gli alberi del sussurro, le loro proprietà magiche sono sempre state un argomento di dibattito, non solo le loro abilità per creare un'aura antimagica, che è assolutamente abbastanza,
per qualcuno anche non abituato al tessuto magico per sentire l'effetto, ma anche, soprattutto più interessante, per coloro che vivono nel mondo di sopra, il modo in cui le sue radici, la sua corteccia e i suoi fiori possono essere utilizzati per creare oggetti magici. Alcune voci dicono che questi oggetti sono rari, ma sono sparsi in tutto l'Underdark. La loro attuale esistenza, comunque, non è mai stata confermata da nessuno dei nostri chierici, né da nessun altro scolaro, nessun altro studioso di fama decente. Ho ipotizzato che questi oggetti non sono delle leggende, ma infatti in questo trattato io continuerò a spiegare come me stesso in persona ho creato oggetti con entrambe le proprietà antimagiche, di cui una usando i poteri dell'albero dei sussurri, del fiore dell'albero dei sussurri, come mezzo di, come carburante. Ho trovato una collana magica con percepire intenzioni. Buono. Ok, allora, hai visto tutto qui? Una volta che qui abbiamo fatto tutto, noi abbiamo letto da quel trattato appunto che il fiore è stato utilizzato come ponte, come carburante, come fonte di potere. Quindi la cosa più intelligente, anche perché vediamo a terra i petali blu, è quello di prendere un fiore del sussurro e di poggiarlo qui sopra. Si aprirà la schermata e lo combiniamo. Che bello, si attiva tutto. La grande fonte di energia, il fiore dell'albero dei sussurri. Quindi ora c'è energia e funzionerà l'ascensore. La risposta alla prima domanda di Silence la rispondiamo quando entriamo in combattimento perché è un po' lunghetta. Quindi quando abbiamo 2 minutino libero ti rispondiamo molto molto volentieri. Mentre per la seconda cosa, io direi se in linea generale, poi ovviamente personale, tutto quello che vuoi, capiamo anche noi il grani della filazione, abbiamo fatto ormai 1 anno fa, poi ci siamo fermati per 4 mesi, per 6 mesi in Sì, è più. stato come ricominciare da capo. Esatto, quindi in linea generale l'affiliazione la consigliamo ora col senno di poi a chi ha un pool già ben fatto di utenti. Cioè, se hai davvero 3 utenti che riesci a prendere ogni tanto, non fate l'affiliazione, ve lo sconsiglio, perché il costringere a mettere pubblicità toglie l'eventuale visitatore nuovo. Una volta diventati affiliati, voi siete costretti a mettere le pubblicità, quindi consiglio di farlo una volta aumentata la community. Anche perché all'inizio le sub sono poche, le visualizzazioni nuove sono poche. Quindi consiglio prima di allargare un attimo la community e non fare direttamente l'affiliazione. Diverso per il fatto di chi già parte da una base, quindi già dall'inizio ha un buon pool, 5-6 persone, che sempre lo vanno a seguire. In quel caso l'affiliazione va fatta tranquillamente. Questo è un consiglio col senno di poi, con noi che l'abbiamo fatta 1 anno fa. Poi ci siamo fermati per più di 4 mesi. Ricominciare da capo con l'affiliazione è stato terribile. Per i primi Sì. 2 mesi, in pratica, eravamo soltanto noi. È stato difficile ricominciare, davvero, davvero tanto. Sì. Ok, ora siamo a un piano superiore rispetto a quelli in cui eravamo. Quindi c'è roba nuova. 1 e 2. Sì, ma infatti noi la teniamo al minimo sindacale, che sono 30 secondi. 30 secondi l'ora è il minimo che puoi mettere su Twitch. Non puoi mettere di meno, sei costretto a metterlo. E Twitch ti spinge a metterne di più perché se metti almeno un paio di minuti l'ora ti dà il doppio, perché per il momento, levando il fatto che i guadagni comunque non superano il centesimo, il 73% lo prende Twitch, il 63% lo prende Twitch. Se metti invece 2 minuti di pubblicità, quindi quando vedete quelli che non danno pubblicità, Twitch si prende solo la metà, quindi
Quindi tu hai il 15% in più, prendi invece del 30, prendi il 50. Quindi è un po' una piaga. Questo quindi dipende se volete fare semplicemente provare a fare tanti soldi o se volete fare un po' più... di audience e basta. Sì, esatto. C'è un bottone, lo premo. Premi il bottone, si preme sempre un bottone. Allora, anello con più uno ad arcana e religione. Io ho già uno con natura e sopravvivenza. Lo mando a te? Oh sì, passerò a Gale quando sarà. In questo momento non stiamo tanto descrivendo il gioco, stiamo semplicemente... Ciao Pomodoro! Vai tranquillo, lascia il lurk, sappiamo tutto, non ti preoccupare. Grazie. Tanto questa zona, per quanto ho capito, è entro settembre forse. No, ma smettila. Vedi se vuoi questo anello. Sto scherzando, scherzo ovviamente. No, io non lo indosserei. Okay. Oddio, in realtà io sono senza anelli, quindi... Sì, infatti. No, ma prenditelo tu. O preferisci quello che io? Prenditelo natura? Tu, prenditelo tu. Perché io ma io ce l'ho già uno. A me Rodrick è pieno. È Ring of Fire e Ring of Spurred, quindi sono pronto. Ok. Ok. Sto per premere il bottone. Quale bottone? Il bottone che c'è qua. Oh, dai, io non ho mai capito qua. Allora, non ho mai capito a cosa servisse questo bottone. Prova. Sì, sì, qui ci arriviamo ad ottobre. Tu non ci capisci niente. E io? Ma Krungex, buonasera ciao. Anche a lei. Allora, levate il fatto, ragazzi. Io stavo cercando di leggere là fuori, ho detto questo verde è nuovo, prima non c'era. Stamattina ho passato la mattinata da Krungex. Ah, sì, sì, ecco. Sì, siamo stati un po' con lui. Ho tra 30 secondi fa lo shout out anche a Pomodoro. Ragazzi, seguite, seguiamoci tutti, qui siamo ormai tutti compagni, tutti amici, ci aiutiamo a vicenda. Siamo il prossimo party di Baldur's Gate. Pomodoro e Martin stanno portando Baldur's Gate. Silent Sound sta portando Baldur's Gate. Krungex invece sta giocando a Jedi Survivors. Ah, l'altro bello, fantastico carino. Gioco di Star Wars. Molto, molto, molto bello. E perché non è Krungex? Vedi che anche lui dice Krungex. Non dobbiamo... È Krungex? Krungex. Io premo il bottone. Aspetta, fammi andare dall'altro lato, così vediamo se succede qualcosa da te o da me. Vabbè, magari è un bottone inutile. Dai, prova a tirare il bottone. Bottone. Che ha detto? Che è uno strano posto per un bottone. Premilo. Specialmente per uno che non funziona. Non abbiamo un... niente. Quel bottone non mi convince. Ma qualcuno ha mai trovato questo bottone? Metto la tazzina sul bottone. Krungex? Perché Krungex? Krungex. Ah, è all'italiana, scusami. Mo cambio nome. Ma sì, cambia la brand identity, su. Ma no, dai. Allora, ma questo bottone è strano. C'è una tazzina sopra, gliel'ho messa io. Ah, ok. Però gli metto anche l'ossicino. Quindi la tazzina... Mo cambio il nome in crudino, voi che dite? Non so, l'analcolico biondo in linea generale fa impazzire il mondo, quindi... Oppure Pterosclero, che forse è più simpatico. Pterosclero? Però devi giocare a Jurassic Park prima, se no non funziona. Ok, questa torre finora è stata molto simpatica, molto carina, niente di che. Saliamo? Ma adesso saliamo. Aspetta, riposo breve. No, siamo a posto. Io non so cosa ho fatto. Words. They are from the opening stanza of a play you found in this very tower. Rileggo un attimo ciò che si sono detti. Questo robottone ci fa nuovi suoni rompono attraverso questa scura e opprimente noia. È questo l'avversario, quel folle che continua ad arrivare. Scusate, è difficile perché è testo teatrale, quindi bisogna un attimo cercare di interpretarlo, quindi potrei aver preso fischi per fiaschi. Tu conosci queste parole perché vengono dall'intro di un'opera teatrale che hai trovato in questa torre, quella che abbiamo letto sotto e che ho detto non ci interessa, andiamo avanti, perché l'avremmo rivista qui. Quindi io continuerei o farei... O forse l'amico, colui che mi salverà dal mio risveglio solitario. Quanto è carino lui. Viene dell'amore da me, non amore per sangue e metallo. Comandami come vuoi, mio lord. Quindi lui sta continuando l'opera teatrale. Io non me la ricordo, spero che sia la prima.
Come posso io fidarmi? Potrò mai sapere? Come potrò mai mostrare il mio oscuro me stesso? Questa è la prima parte che abbiamo letta. Non mi ricordo qual è quella giusta. Riprendo il libro? No, ci proviamo. Vai. Era quella giusta? Sì. Se non è più nei tuoi... nelle tue cose più profonde, rivela la verità. Ce l'abbiamo fatta! Wow, è la prima volta che non li dobbiamo combattere. È la prima volta che non li dobbiamo combattere. Che bello! Allora, io l'ho fatta quasi a caso perché non sapevo che fosse questa la risposta. Noi l'abbiamo sempre distrutto ed è un combattimento difficilissimo. Con loro sì, è difficilissimo. Quindi in pratica c'era la parola d'ordine che ti chiedeva di... Anche io lì, casualmente ho scelto la sequenza giusta. Bravissima! Noi no, no, ci siamo sempre menati a sangue. Sì, sempre. Io mi sono ricordato la cosa che ho letto giù. Ah, ecco, tu sì che c'hai una buona memoria. Mannaggia. Allora, scusate, mi torno un attimo avanti. Comunque, oggi ho sentito Martin Luther King, che per PG3 è appropriato, per qualsiasi RPG. Secondo me pure è ci sta. Però gestionali in live, 2 o 3 ore sono pochi. Dovrei stare mezza giornata per fare il palco. Beh, soprattutto per Jurassic World. Tu lo sai che ogni tanto voglio dire Martin Luther King, vero? Ma poi ricordo che sei un pinguino maledetto. Ma in realtà ricordiamoci che lui in realtà voleva essere Martin Luther Ping, ma dato che Ping era già preso ed è diventato Martin Luther Pingu. È andata bene pure a Yoli, ma Wolf perfetto. Wolfwood, buonasera! Ma anche Wolfwood, buonasera! Iniziamo innanzitutto a fare anche lo shoutino, ho sbagliato i tasti perché io sono scarso quanto la merda a fare queste cose. Anche a Pomodoro che è passato prima. Ragazzi, qua in mezzo siamo quasi tutti streamer, quindi ragazzi aiutiamoci a vicendam. Eccolo qui, Pomodoro, è tornato, eccolo. È tornato. Ti ha sentito parlare ed è tornato. Con la lezione di biologia. Piccola nota in tema con il canale. Si definiscono isoschizomeri, due enzimi di restrizione in grado di tagliare la stessa sequenza di base con la stessa affinità, ma che hanno differente origine batterica. Interessante, bello. Quindi la parola del giorno è isoschizomero. Quindi che isoschizomero ci fa questo robot qui? La parola del giorno è assolutamente isoschizomero. Bellissimo. Poi ci stiamo divertendo tutti con lo stesso gioco, ma con classi e razze differenti. Ragazzi, voi lo sapete che tra appena posso faccio una shot e vi invito tutti su D&D. Mamma mia. Cioè, vi avviso. Molto molto bello. Secondo me potrebbe essere davvero molto divertente. Io reggo massimo 6 giocatori. Oddio, 7 in quindi, presenza. Quindi giocatevi con i dadi. Iniziate a tirare i D20. Comunque, buonasera Wolf. Wolf, ma ricordami, anche tu streami? Scusami se ti ho già fatto questa domanda. Soffro di perdita di memoria a breve termine. Qui c'è una cosa che si chiama Guiding Light. No, non stream. Quindi nel caso, ragazzi, se ho dimenticato qualcuno, ovviamente avvisatemi. E comunque, visto che non c'è stato il combattimento e... Ho trovato l'anello con Light, chi lo vuole? Io c'ho il chierico, non mi interessa. Allora lo do a Lezel. Che guarda cosa fa Lezel. Lezel prende la cosa con Light, usa Light, apre l'inventario e si illumina l'arma. Così ora l'arma illumino. Ehi, ho detto usa Light e si illumina l'arma, non farmi fare brutta figura. Lezel, se mi sta facendo fare brutta figura. Io se lo porto, mi faccio assassino infame con i poteri del Dino. Ovviamente li invento io. Altro che diventare un polipazzo. Io forse mi sono un po' persa. Io se lo porto, mi faccio assassino infame con i poteri del Dino. Allora, con i poteri del Dino è una cosa che dice lui. Ah, ok. Ok. Assassino infame penso sia la classe tipo se per giocare a giochi del genere. Se sì. Porta questo gioco si fa assassino infame. Altro che altro che Mind Flayer. Ah, ecco il Mind Flayer, perfetto. Ok, diciamo che non mi è piaciuto questo finale. Cioè, per me non ha senso chiudere così, quindi innanzitutto ci parlerò un attimo. Ah, Wolfwood, un altro Master 5. Sì, sì. Ah, sì, perché ancora non mi hai aggiunto al Discord, oggi ne stavamo parlando. Che mi sono completamente dimenticato il nome. Sì. Era tipo Luther Table o cosa del genere? Fatemi fare un draconico, vi prego. Bellissimo, è stato il mio primo personaggio. E si chiamava Groot. Allora,
Che cos'è questo posto? È un comando che non conosco e che quindi non posso risolvere. E tu chi sei? Un comando che non posso risolvere. Ragazzi, c'è una luce, c'è una cosa che manca. Non è che c'era qualche pezzo robotico in un barile che dovevamo... No. No? Abbastanza sicuro di no. Ok. Però potrebbe essere. Il covo dei looters. Dammi un attimo, me lo scrivo perché altrimenti soffro davvero. Lo segno sulla lavagnetta. Grazie. Lo segno sulla nostra bellissima lavagnetta. Cosa che manca? Non so, c'è una parola che possiamo dirgli, però ho paura che parte il combattimento se lo faccio. Perché? L'avrei fatto comunque il combattimento, quindi sì, vai. C'è la luce in ogni cosa vivente e cerca di andare verso la superficie per sopravvivere. E nel suo risveglio distrugge tutto. Noi uccideremo il resto così che quella l'unica cosa possa sopravvivere. Questo è il finale, finisce così. E quando finisce si combatte. E siamo in combattimento. Perché sono due diverse, in base a quella che fai. Ok, ora è interessante. Perfetto, siamo tutti morti. Ottimo. Questo costrutto è identico a quelli di WoW o quelli di ESO? Guarda, quelli di WoW... Non Oddio, però quelli di WoW erano un po', un po' più ciotti. No? Quelli che trovi nelle Nordrend, tipo. Quelli nel dungeon, in realtà. No? Ok, hai notato che non gli hai fatto niente? Sì. Quassù non c'è nessuno. Oh no, c'è qualcuno. Allora, qua. Innanzitutto... frattura psichica, così ti riduciamo la classe armatura. Hanno fallito già, perfetto. Quindi classe armatura diminuita, quindi dovrebbe andarci un po' meglio. Dopodiché, questo, ripeto, è un combattimento davvero difficile. Però siamo a livello 5, la prima volta che li affrontiamo a livello più alto, eh. Quindi può essere forse accettabile. Hypnotic pattern non gliene è fregato niente. Quindi... Celestiali, Fiend and Undead, questo nessuno di questi. Questo penso che sia un costrutto. Costrutto. Quindi fine. Se covacilli autorizziamo tutto, andate tranquillamente. Per chi vuole giocare di ruolo su Discord 5E, ma anche tanto altro, siete benvenuti. Sì, sì, assolutamente, lasciate il link. Vai tranquilli, anzi meglio, almeno così sappiamo dove andare a premere. Sì, infatti. Comunque nel caso, se volete giocare con me come master, giocheremo sul mio server di Foundry Virtual Tabletop. Ok. Laisel, facci sognare. Ho detto facci sognare! E non ci fa sognare. Io non posso fare al tab e prendere il link ed entrare subito perché sennò Blond mi sgrida. Sì, perché altrimenti esce sul schermo. Altrimenti ci sarei già pure io lì. No, non si fa. Però visto che siete un botto, sì, sì. Vabbè, poi vediamo, perché dobbiamo anche in base a chi c'è in quel giorno. Quindi nel caso siete interessati, vi facciamo sapere. Noi nel caso non abbiamo un... cioè, in realtà cioè abbiamo un Telegram e un Discord, ma non lo utilizziamo per il momento. Aspettiamo di avere ancora una community più grande per iniziare a spammarci social. Quindi le nostre iniziative solitamente le scriviamo su Instagram, dove in realtà mettiamo anche le recensioni. Allora, la cosa che... Ci provo. Boom! Divine Smite! E Paladino! Ole! Distrugge sempre! Ole! Madonna mia! Lo sapevo che lui poteva farcela! Bonus action, terza azione! Dai, Tu sì che sei bravo! E dopo la seconda azione, dato che la seconda azione è di nuovo il secondo attacco! Ragazzi, il paladino è magia. Il paladino è poesia, è poesia. Meglio, no? The more the merrier. Mandate un link pure voi, in caso in PM se volete, se non ce la fate in live. Ah, sì, sì, però mi piacerebbe giocare con le stesse persone. Se cambio gente perdo l'equilibrio. No, noi faremmo semplicemente una shot, non faremmo una campagna dura, almeno non per ora. Il tempo per fare una campagna è tanto. Davvero, davvero tanto. Ok, critico 1. Attacco 2. Action Surge. Vai, attacco 2, attacco 3,
Madonna mia. Ok, a livello 5 questo combattimento è tutta un'altra storia. Guarda, se insistete abbastanza, Blonde potrebbe fare una live con le regole base di D&D. Quindi, tanto i miei personaggi qui sono inutili e piano piano moriranno tutti. Le shot, sì, sono molto divertenti e secondo me anche adatte per iniziare, perché comunque sì, sapendo sì, che finiscono subito rendono un attimino la cosa più leggera. E poi se ci si trova bene in gruppo, ruolando bene, divertendoci, senza essere magari troppo legati al dado che fai, al dado che esce buono, brutto, è molto divertente. Quindi vai, Pomodoro insiste. Quindi prossima live, regole base di D&D, manuale di sopravvivenza, no, manuale di inizio dungeon per la sopravvivenza. Allora, più che sulle regole, perché sarebbe di una noia mortale, era la cosa che volevo fare per l'altra shot, solo che non l'abbiamo portata in live, l'ho portata in presenza qui nel salone. Fare una live dove facciamo la creazione del personaggio. Quindi durante la creazione del personaggio spieghiamo tutto. Quindi nel caso, se qualcuno di voi vuole fare un personaggio in cosa, lo facciamo insieme in live. Vediamo come funziona. Ma un sacco di gente non gioca perché non sa bene come fare. No, ti posso spiegare che il vero problema di un sacco di gente che non gioca è che non è che non sa bene come fare, è che ha avuto dei master terribili. Tutte le persone che conosco che fanno che hanno un po' di problemi, sono un po' titubanti, spesso hanno già giocato e hanno avuto terrorismo psicologico dai master. Il problema sta tutto lì. Le persone si attaccano, dovete leggere tutto il manuale, dovete avere tutta memoria. No, in realtà no. Quando inizi a giocare, devi iniziare a giocare, lo impari strada facendo. È normale che all'inizio dovrai rivedere le regole. All'inizio anche io le rivedevo le regole. È normale che poi dopo 12 anni che ho giocato non ho più bisogno del manuale per le cose base. Fino al livello 10, 12, ormai so praticamente anche gli incantesimi, fino al quinto livello tutti a memoria. Voglia, si gioca super scialli. Sì, capito. Con le faretre di frecce infinite. Ne possiamo riparlare. Per le shot, sì. Ne possiamo riparlare. Una, pure più di una. Due sessioni dopo. Ma io mi sono dimenticata di dire che avevo questa cosa. Cioè a noi un giorno il mago ormai te la tieni, metteva i punti, come si chiamano, i modificatori del suo di intelletto al suo danno, capito? Quindi era il tank. E il giorno dopo ho fatto la sessione scorsa, Spark si sentiva così potente da riuscire a fare più danni, ma questa settimana non lo farà. Perché alla fine la regola è solo una: divertirsi e far andare avanti il gioco. Tutto il resto è noia. E senti, puoi rialzarmi l'esello? Grazie. Perché io provo a tirare un branding smite di quelli grossi. Ti chiuro. Ci ho provato, ci riprovo. Sono morto. Come hai fatto? E ogni volta che mi avvicino fa danno. Ah. Vedi che c'è questa aura elettrica attorno. Questo è fortissimo, sta bestia. Concordo, in fondo è RPG. Se non ruoli messi lì a fare il tecnico, che divertimento c'è? Poi le cose vengono man mano. Ho cominciato a giocare con gli animetti del mare ad 8 anni. Quindi Silent Sound, ragazzi, the best qui in mezzo. Io, se lei dice qualcosa, anche se io non la so, mi sto zitto. Ha ragione lei, basta, addio. Sì, ma alla fine Dungeons and Dragons, sì, è la cosa migliore. L'unica differenza che ha dal gioco del bambino è che ha una regola che permette di avere quel tocco di serietà. Fine. Per il resto è come il gioco dei bambini, è la stessa cosa. Infatti questo nuovo attacco ai virtual tabletop con tutte queste immagini, cose 3D, va a distruggere il theater secondo of the mind. Cioè, sì, per carità, sono bellissime, però No, io non è che non sono d'accordo, ma sono d'accordo per il combattimento. Per il combattimento è bello avere una cosa un po' più schematica, ma per tutto il resto un po' di fantasia. Ho ruggine a palati addosso, sto ricominciando per ora. Ok, e siamo arrivati al punto in cui arriva ogni volta. Vero? Sì. Allora. Io rialzo l'Aizel. No, la curo io l'Aizel. Io rialzo lei.
dopodiché costringo lui ad attaccare me? No, non mi conviene. Ho un'azione bonus o una pozione grossa da prendere. Mo ridendo e scherzando, mi concentro un attimo. Ah, nel frattempo avevo un'altra discussione. Abbiamo l'Iron Flask? Non ancora. Non ancora. E comunque, per rispondere alla domanda di Silence, visto che siamo in combattimento, sull'origine del nostro nome. Esatto. Faccio io, fai tu, chi va? Come preferisci, vai. Vado io? Vai. In pratica noi siamo... Al momento vedi noi. Ieri hai visto altre due persone che in realtà sono nuovi. Ma tutto nasce 5-6 anni fa. Sì. Che eravamo un gruppo di amici che facevano tutti medicina e studiavamo insieme. Andando a casa mia, a un certo punto ho iniziato a mettere in mano dei joystick tra un esame e l'altro e ci convinti più o meno a giocare. Andando avanti coi giorni, con le settimane, ci siamo sempre più uniti in questi giochi couch. Giocavamo a Overcooked, giocavamo a Gentleman Dispute, a Lovers in a Dangerous Space Time, giochi così divertenti, simpatici, in cui perdevamo le serate tranquillamente. Poi abbiamo cercato di fondare una band. Questa band, dato che stavamo facendo l'esame di microbiologia, la volevamo chiamare gli Pseudomonas. E così ci siamo iniziati a chiamarli Pseudomonas per un po'. Col passare degli anni continuiamo a vederci a casa mia, una cosa sì, una cosa no. Però a un certo punto ci siamo laureati. Ci siamo laureati e una medicina funziona così. Quando ti laurei, entri in specializzazione, entri ovunque nel mondo. È stato stunnato perché l'abbiamo attaccato con l'elettrico, forse? Non lo so, forse sì. Ti sposto in buon giro per il mondo e quindi non è più elettrico, lo posso menare. E abbiamo smesso di vederci. Io e Mokusuruba, ogni tanto anche con gli altri, riuscivamo a giocare online. Dato che comunque giocavamo online, abbiamo detto, e ci divertavamo, perché non andare anche in streaming? Così abbiamo iniziato dal mio profilo privato. Poi ovviamente abbiamo cercato di cambiare profilo privato e volevamo prendere, bella quest'arma, cambiare nome. Volevamo a quel punto ritornare al nome che avevamo quando facevamo microbiologia, che era gli Pseudomonas. Ma ci è sembrato un po' troppo di nicchia, un po' per dire, ma guarda sti cretini che vanno a prendere il nome latino, il batterio. E quindi abbiamo fatto una cosa più simpatica, i Coccobacilli. La cosa era tra Coccobacilli e Master & Co. In realtà era arrivato a finale il nome però da scegliere. Però Master & Co. ci sembrava troppo... D&D. Sì, di D&D, e visto che comunque volevamo portare più giochi, abbiamo pensato a Coccobacilli. Sì. No, no, siamo tutti medici qui in mezzo. Brutte persone. Allora... Abbiamo sfondato qua tutti. Comunque siete bravi con le grafiche. Diciamo che... Tutta opera di Blonde. Tutto merito suo. Non posso dire che è la mia principale forma di passione, però sì. Grafica, design, layout, web. Sono partito dai 12 anni, 13 anni, che ho un fratello più grande, 10 anni più grande, che è un sistemista informatico, a fare grafiche, a fare siti web, layout e tutto. Infatti mi definivo web designer una decina di anni fa, ormai più, però ho ripreso ultimamente. Poi abbiamo anche, ho anche studiato programmazione con Unity, C Sharp, ho fatto un po' di C++, al momento sto studiando un po' di Kotlin per Android. Quindi diciamo che bazzico un po' nell'informatica. Ma di nulla. Guarda, vedila così, noi in live non possiamo neanche richiedere la parcella perché altrimenti verremo redditi dall'ordine. Come? Basta, vai giù. Addio! Ciao! No, è ancora vivo. C'è il punto vita residuo che da ieri ci perseguita. Siamo anche musicisti qui, eh? Infatti, ad esempio, le canzoni che sentite durante il non in game... durante il non in game, l'abbiamo registrata noi con arpa, violino, armonica, chitarra, banjo e le percussioni, che è la canzone che abbiamo arrangiato dal film di Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, Il tempo per disbocciare. Sì. Lo sai quanto... Diciamo che a casa mia sono tutti meravigliati sul come sei riuscita a laurearti. È la grande domanda, la grande aura di mistero che avvolge... Consulenza gratis. Capito. Uso modificatore del carisma.
mettete in una miniera. Questa è un'altra cosa che c'è comune, anche lei suona. Ma siete una miniera? Ah, avevo letto, ma siete in una miniera. No, questa siamo... cosa della chat comunque io la devo risolvere. È una torre, Sara. No, ha scritto Silence, ma siete una miniera. E poi guardato qua ha detto, no, non è una miniera. abbiamo rotto Mus. Sì. No, io poi mi imbarazzo, quindi... No, questo roba, non vuol dire niente di carino. Ma io perché sono appesantito? Perché ho preso quelle dannate robe! Mannaggia a me, ecco perché sono appesantito. Stupido. Io ho cercato di nascondermi davanti ai suoi occhi. Ci sei riuscita? No. Ti prego, dammi uno slot di livello 1. No, critical miss. Dammi uno slot di livello 1. Dai, me l'hai dato? Non me l'ha dato. Comunque questa è un'altra cosa che ci accomuna. Allora, Lezelle ha il suo avversario. Ora lei fa un 1 vs 1, Lightning Charge, stiamo a 2. Dai, Poi se non ti dispiace mi prendo lui, Psionic Bolt. Ma dai, hai svantaggio al tiro da distanza da vicino. E tu e quell'altro lì? No, niente, io mi ero appena riuscita ad avvicinare con Shadow Art e se l'è presa lì. Post morto. Smetti di buttarli tutti via. L'ho ucciso, non l'ho buttato via. Guarda, ora da prendere quest'altro, piano piano. Lo butti giù? Posso in realtà, il prossimo turno se vuoi. Adesso non ce la faccio. Io ho studiato pianoforte e violino, poi sono passato al basso elettrico. Oh, ti capisco. E le tastiere nei gruppi. Poi ho fatto il salto delle, alle 4 corde, alle 6 corde con chitarra classica. Lo facciamo tutti. E poi mi sono rotta ad una mano ed ora posso suonare solo il citofono. Oh no. Sembra la storia di Martin di Ritorno al Futuro. No, cavolo. Aia. No, io invece ho iniziato con pianoforte e canto. E poi sono passata al violino. Poi mi hanno regalato un'arpa e quindi sono passata all'arpa. E... è un grande amore per il basso. Sarà tra i prossimi strumenti. Forse. Nasco batterista cattivissimo. Per amore di band, prima che io avessi la batteria, ho imparato a suonare la tastiera. Poi mi sono comprato la batteria, quindi ho potuto suonare la batteria nella band. Poi, dato che me ne sono andato via, non potevo portarmi la batteria dietro, ho imparato la chitarra. Da lì ukulele e banjo. Poi armonica. Sì, lo so che è morta Lezelle. Ho sbagliato. Non so che morta, ma che ti tipo fa? Che non si è manco spostata. L'hai presa in testa e basta. Ho sbagliato, sì. E poi dagli tutti gli altri strumenti, banjo, qualsiasi cosa. E lì c'è l'arpa che non ti ho detto. Non hai detto l'arpa. L'ho detto. Ah, mi sono perso l'arpa. Uccisi tutti. Ma ora questo combattimento mi ha dato un po' di... Io direi di fare un riposo lungo, senza luttare nemmeno i corpi. Non c'è niente da luttare. Le uniche cose buone erano l'arma, che ora guardiamo subito, che era un'arma davvero bella. Si chiama La Luce della Creazione. Fa 1d10 più 5 più 1d6 danni da fulmine. Questa è l'altra arma forte del gioco. Non per qualcosa, ma perché crea Galvanic Car Current. Il problema è che se non è un costrutto ti può stunnare. Quindi non la utilizzerò. Però se mettono tipo le razze secondarie come i costrutti, non sarebbe per nulla male. Beh, sì. Però io non lo userò. Vuoi quell'arma? Io non la voglio. Poi l'altra cosa che ha lasciato il ragazzone... Vediamo qual era. La test. Non lo sapremo mai. Probabilmente era la chiave della casa. Ok. Non c'è nient'altro qui. Era solo questo, era solo un'infinita caterva di mazzate, di armi magiche, di cose belle. Era una cosa simpatica. Questa torre in realtà era soltanto una cosa in più che ci hanno messo. Carina, un po' di puzzle, un po' di jump. Un po' di morti. Un po' di morti. Ma tu non hai visto che cadevi? Io mi sono sentito tanto Tai Chi con Spark. Cadevi contro l'orso gufo. Vai, riprovaci! Morto. Riprovaci! Morto. Io direi che possiamo fare tutti un bel viaggio rapido al Myconid Colony. Arpa celtica.
con le mod. La classica, diciamo che mi piacerebbe tantissimo, però è impegnativa, soprattutto da spostare. Sì. Non è proprio un ukulele, non è proprio un'armonica. No, diciamo che è un po' scomoda come il pianoforte, che infatti ora è da un po' che, non essendo più a casa mia, è da un bel po' che non lo suono, è scomodo. Non ho preso una tastiera perché anche quelle alla fine non sono chissà quanto comode da spostare, come una chitarra o un violino. Ukulele. Quindi un'armonica è comodissima da spostare. O un'ocarina. Tipo. Mi hanno regalato l'ocarina per il compleanno e questa è una frecciatina perché non ho ancora imparato a suonarla. No, il fatto che lei non sa è che io mi vergogno a suonare in presenza con altre persone in uno strumento che non so suonare. Per carità. Non era una frecciatina. No. Era un mazzo grosso così. Era per ricordarti che sta lì a prendere polvere. Sta lì. Non prende polvere perché è nella tua custodia, vicino a Xanatar. Mannaggia. Con la magia si diventa Paganini. C'è il bardo Wolfwood. Ok, vero. Siamo pronti per l'altra conversazione carina? Abbiamo un metodo per toglierci la larva. Vediamo se funziona. Vai. Ma dove stiamo andando? È da Omelum. Certo, Omelum. Miconid Colony. Ci ho preso il caffè ieri con Omelum, figurati. Non lo so. Dovrebbe essere. Secondo me non è un tipo proprio da caffè, Omelum. So. Questo è uno spoilerazzo, questo è proprio uno spoilerazzo, ma bello. Okay. Guarda che ci saluta. Iniziamo, andiamo. Che conoscenza cerchi? Lo sai che non vogliamo conoscenza. Ho trovato questi funghi. Eccoti là dietro. Ho trovato questi funghi che mi avevi chiesto. Queste sono delle spore molto speciali. Ci vorrà un attimo per creare questo intruglio della potenza necessaria. Omelum si gira per preparare l'intruglio, perso nei suoi pensieri. Devi bere tutto. Io non posso assicurarti nulla sul suo sapore. Che cosa mi farà? Abbasserà le difese psioniche attorno alla larva. Se io non riesco a rimuoverla, almeno potrei saperne di più sulla sua origine. Il termine psionico... Allora, Omelum ti guarda con intensità cauta. Sembra dubbioso. Si aspetta anche della paura da parte tua. Che cosa non mi stai dicendo? Questo esperimento è pericoloso? Solo nella maniera nella quale tu sei un pericolo per te stesso. Quello che la pozione potrà farti sentire o percepire, io non posso dirlo. Ma almeno che tu non sia già un passo dalla morte, non ti ucciderà. Disse con un punto vita. Il giornale della quest mi dice che ho perso i funghi, non posso completarla, torna a riprenderli. Si prendono nella torre di Lenor, ce n'erano due o tre per ogni tipo di fungo. Vedi se puoi, altrimenti è davvero Proviamo. Un peccato. Bevi la pozione? Volevo prima fare un piccolo appunto. Per i giocatori della 5E, l'aver detto le difese psioniche potrebbe sembrare una cosa... Ma in realtà l'opzionismo è una delle varie arti magiche che ad esempio nelle precedenti edizioni erano molto utilizzate, tipo per la 3.5 c'è proprio il libro, il manuale delle arti psioniche e i Mind Flayer ad esempio non utilizzano magia, è una sottobranca della magia arcana, ma utilizzano le arti psioniche, non quindi la larva all'arta psionica, cavolo. Ah. Bevi la pozione. Ma è sempre una specie di magia, quindi... Arcana, sì. Il liquido acido si stringe in gola, bruciando mentre scende. È un insieme di agonia. Non devi lasciare neanche una goccia. Molto bene. Mentre la pozione influenza la tua mente, tu potrai trovarti a reagire in maniera irrazionale. Cerca di restare concentrato. No, io ti tiri bassissimi. Il mondo perde i suoi bordi, i suoi confini. Ti senti un fluido ma in trappola, come una creatura sospesa nella... Come si chiama? Nell'ambra. Saving throw, su cosa? Più wisdom. Wisdom più proficiency. Wisdom. Mi faccio appello alla mia forza di volontà, cerco di resistere. Ciao Wolfwood, alla prossima. Grazie Buona mille, cena. Alla prossima.
Ma che funghetti erano? Sto Mind Flayer è messicano per caso? Erano il fungo della pazzia. È davvero, eh? Esagerato. Quindi il prossimo faccio due per il karma, no? Sì. Hai scaricato il dado. Buchi neri si allargano all'estremità del tuo campo visivo. La larva incomincia a muoversi, ad ingrandirsi, sta combattendo la pozione più di te. La paura passa attraverso la tua mente come se fossero pugnali di ghiaccio. Il parassita cerca di entrare ancora più dentro, come se cercasse di bucare il tuo cranio. Resisti al panico. Blocca la tua mente dall'attacco epilettico psionico, in linea generale. Oppure affonda il tadpole cercando di concentrarti su una melodia. Io direi che, dato che ci troviamo nel circolo dei miconi e saranno tutti cantando, cerchiamo di concentrarci su qualche melodia. Classe difficoltà non troppo alta, ovviamente. Ho un punto ispirazione. Due. Vabbè, l'avevamo detto che il dado era scarico. 17. I 19 a cazzo proprio. Comunque la faccia di Lesel schifata sullo sfondo è bellissima. Gli ha chiuso proprio gli occhi. Questa lama fredda perde la sua lama. Sei un baluardo contro queste ondate di paura. Il parassita però si riempie di potere, ancora più potere di che tu avevi mai sentito. Si ingrandisce, si contorce, esce, si butta contro tutto ciò che cerca di introdursi. Il parassita nella tua mente si acquieta. Contento. Omelum, stai bene? La larva è come nulla che io ho mai osservato prima. Il suo potere non mi mette a mio agio. L'ho sentita crescere dentro di me. Ora è ancora più potente. Un risultato del genere non era assolutamente nei miei calcoli. C'è più in questo essere che una mera stasi. Prossima cosa che facciamo? Mi taglio la testa? Una destruzione così crudele potrebbe non essere così distruente per la larva, ma forse c'è un'altra possibilità. Io ho un anello dello scudo mentale che previene l'Elder Brain dal notare la mia presenza. Non rimuoverà la larva, ma limiterà la sua influenza, in positivo e in negativo. Te lo offrirei come un regalo, ma in realtà questo anello è senza prezzo. C'è qualcos'altro che potresti darmi in cambio? Non da nulla per nulla questo. No. Noi abbiamo un sacco di oggetti. Sì, cosa vuole? Perché non hai parlato di questo anello prima della pozione? O dell'oro, andrebbe bene? No, io voglio questo potere, quindi l'anello. O mi dai l'anello o ti faccio correre. Ma sì, uccidiamo. Ci siamo incazzati, ci stavamo chiedendo un cavolo di pozione, dai. Tassa di difficoltà 20, ovviamente. Certo che ti aspettavi. E fa vedoro tu. Parava, papà, scappa. Comunque sei il solito fortunello tu. Vai via. Oh, battere via. Oh, Mindflayer, scappatere via. C'è l'Ezel dietro che stava già con la lama alla gola del Mindflayer, Già la guardava così. Non dovremmo creare problemi, Omelum. Ci sono già abbastanza problemi qui nell'Underdark. Va bene, io aborro la violenza e farei di tutto per prevenirla dove possibile. Ecco qua, è tuo. Possa servirti bene come ha servito me. Ma cosa ci ha dato l'anello di Mordor? Entrare a patti con questo abominio. Impensabile, neanche Blackit avrebbe rinnegato il merito di questo anello. Certamente la larva rimarrà. Sii sempre vigile riguardo la sua crescita. La Git ci sperava tantissimo. Mamma mia, quanto voleva venire. La Git era già pronta. Aveva già acceso il fuoco.
Sono penso avvelenato. Che tu non stia benissimo. Sono ho un antidoto. Ma che cosa fa l'anello, scusa? Mo vediamo. Forma una barriera, non possiamo più utilizzare i poteri del del coso. Ma quello non potrà crescere più forte. Beh, ottimo direi. Questo nell'atto 1 ovviamente non ha senso, ma secondo me si rifà al fatto che probabilmente nel gioco completo sarà una specie di cosa d'evento questa cosa della larva. Cioè più volte la usi, più ti darà dei malus. Sì, più ti darà dei malus. Potrebbe essere. E sarebbe davvero bello. Potrebbe essere. Davvero, davvero bello. Qualcuno lo vuole? Io me lo metto che mi fa male la testa. Io, qua. Mal di capa. Ah, però ti tranquillizza, dai, amico. Riuscirei a risolvere presto la tua situazione. Grazie. Carino questo, questo Blurg. Grazie, Blurg. Dove sono nel te? Io direi riposo lungo a questo punto. Aspetta, io no. Faccio un controllo rapido. Sì, assolutamente riposo lungo. Anche perché ci vorranno sicuramente parlare tutti di questa cosa. Mm-mm. E poi andare da Kitty anche. Sì. Vediamo, c'è qualcosa che non abbiamo fatto. Il masterwork, ma possiamo farlo tranquillamente dopo. La Damantium Forge è dopo. Questa l'abbiamo risolto. Questo è dopo. Sono un attimo facendo un giro di tutte le quest per vedere se c'è qualcosa in Underdark che abbiamo saltato. Abbiamo fatto più o meno tutto. Ok. Mi bellissima madre, che spoilerone! Ma io non sono una brava occlumante come Martin Luther Penguin. Mi sono frizzata a guardarmi tutto. Sarai pure una brava occlumante, ma qui ci sono dei bravi legitimens, eh? Oppure, come si dice ormai, legilimens. Eh? Eh sì, perché... Come? È in... in animali pronunciamo fantastici. Pronunciamo alla greca una parola latina? Capito? Legilimens. Andiamo qua. E allora sì, io direi che è d'obbligo un riposo lungo. Andiamo? Sparatemi ora. Ok. Tra questa e la prossima live giocheremo sicuramente una mezz'oretta noi per... Non giocheremo, ci organizzeremo l'inventario perché ormai abbiamo un casino addosso. Amici. Sì. E invece, a grande sorpresa, ed eccolo nessuno qua. Nessuno vuole parlarci. Ah. Ecco qui uno che si prenderà uno dei nostri oggetti. Sì. Uno lo diamo a lui, mi sa. Oppure lo facciamo morire, che ci frega. È vero, vediamo che succede se non gli diamo l'oggetto leggendario. Fregati. Dai, proviamoci. Vai. Vai. No, vai tu. Vado io? Mm-hmm. Lo dico di nuovo, ho bisogno di un oggetto di potere da consumare, ne abbiamo già uno, e non c'è tempo. Ok, possiamo dargli o la Sword of Justice, o l'Iron Flask. Ah, è partita la pubblicità, se state facendo annunci non vi sento, ci sono i Transformers. Transformers, they're down near the sky. Allora, vediamo che succede se non gli diamo niente? Sì. Posto. Per piacere, time is of the essence. Se tu non vuoi allontanarti da uno di questi artefatti, va bene. Però ti imploro di trovarne uno il prima possibile. Con la fortuna che ho, Faerun è piena di questi artefatti. Anche se mi sento sempre obbligato a dirti che questi oggetti sono nelle mani dei potenti. Quindi ci sarà del potere. Ok, ne abbiamo già parlato. Ciao di Lumi! Ma buonasera di Lumi! Ma com'è andato il suo fine settimana? Noi tutto a posto. Stiamo facendo danni, abbiamo appena completato l'Underdark, la prima parte dell'Underdark. Forse. Abbiamo fatto la torre di Lenord, della Morbidente. E io pensavo a quello ogni volta che dicevi Lenord. Fisso. Va bene, un po' di coraggio va bene. Io so che questi artefatti... Vabbè, ne abbiamo già parlato, dai. Si può contare su di noi. Pace. Dai, esplodi, Gale. Esplodi, però abbiamo Gale. Deciso di fare i cattivi veri. Abbiamo deciso di non dare più gli artefatti a Gale. Oh, mannaggia. La Morbidente. Eh sì, la torre di Lenor. Devo andare, mi state facendo salire sulla scimmia. Se ce la fa più tardi stream. Guarda, se stream entro 20 minuti, il tempo che noi chiudiamo, ti veniamo a ridare dritti dritti. Grazie mille per essere rimasta con noi finora. Ciao, alla Silence. Prossima, ciao Silence. Fine settimana un po' me, ma per il resto tutto ok. Dica, cavolo. Dica. Umore crostatina spiaccicata sul fondo dello zainetto?
Allora, non so se ho già se ho del cibo ancora. Ma io non voglio dare tutto il rum. No, il rum me lo Ma io tengo. c'ho, aspetta. Ho un sacco di roba pure, aspetta, aspetta. Ho anche un heavy crossbow. Allora, ho tanto pesce che non mi piace il pesce. Lo andiamo lì. Pesce e aglio, tiè. Pesce e aglio. E Mamma vabbè, il pesce. pesce si cucina con l'aglio comunque. Visto? Or pesce. Pesce, 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 E pesche, pesce. non Io pesce. amo tu. Oh, cacchio. Un'altra capa d'aglio, te. Vai, coso. Capadaglio. Scusami, un'altra testa d'aglio. Un'altra Dalle nostre capadaglio. parti si cina capa d'aglio. Ok, io faccio meditazione, tu stai in piedi. Un No, tu gruppo stai di in piedi. disagiati. Nessuno che dorme la Io notte. dormo all'impiedi come i cavalli, che vuoi? Oh, Non è successo non è successo niente, riposo niente. lungo inutile. Ok, allora ragazzi, io direi map. Andrei sopra al Con weekend questo rest. party git? Questo party Con kit. questo Con party questo. Al git? massimo puoi cambiare tu Shadow Art, E ma io prendo l'Ezreal non la Gale. tolgo. Prendo Gale. Come vuoi. No, 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 Shadow Art ci serve. Lo so. Questo party Questo kit party è git. perfetto. Ci troviamo col party perfetto per fare i kit anche. Perché in Va questo bene. momento tutti e due, sia Shadow Art che l'Ezreal, ricoprono un luogo importante. Quindi scusate, ma faremo una cosa leggermente noiosa adesso. Dove sei andato? Sei andato al Weekend's Rest? Ok. Faremo una cosa leggermente noiosa, ma ci tocca, perché per quanto siamo livello 5, prendere sotto gamba i Kiti Anki potrebbe significare ripetere questo scontro all'infinito. Perché è lo scontro più difficile del gioco all'inizio. Quindi 2 secondi controlliamo gli inventari. In Dopo pratica. quello contro tutta la colonia di Micolidi, si intende. In Perché c'è stato pratica, anche quello. premiamo I e premiamo su ogni oggetto e vediamo se c'è qualcosa che preferiamo. No, fai prima scegliere gli sì e vedi tutti gli oggetti che ci sono di quel tipo. Allora, vediamo se c'è qualche elmo per me. Allora, Momentum, Dexterity Saving Throw. Mentre questo che ho io, non mi possono tirare critical hit, io mi tengo questo. Non lo cambio. Di armature, vediamo se posso mettere questa da 16 classi armatura. E Io non ho proficiency per altre armature. quindi mi tengo questa, non la cambio. Guanti. Oh, io non ho cariche di lightning, quindi non mi servono questi guanti, quindi mi terrò questi, che danno potenza in Leyon Hand. Cinture ancora non le hanno messe. Ho stivali, questo è sempre lightning charge, quindi non è per me. Ma questo ce l'ha Ah, ma tu qualcuno? non vuoi più gli stivali che ti danno rapidità? Ho messo quelli di Featherfall, te li puoi prendere. Eh no, intanto non penso che ti servano ancora. Potresti usare questi altri che ti fanno andare più veloce, no? Questa collana con Lightning Blast? Penso Quella è molto bella. sia migliore di Detect Thoughts in Quella io questo la darei a Gale, ma momento. Gale non c'è, quindi puoi prenderla tranquillamente Sì. tu. Poi io Speak with Dead al momento non mi serve, quindi No, metterò ce l'hai equipaggiata qualcos'altro. qualcuno. No, no, puoi prenderla, di premere 2 volte. No, devi premerci Ah, sopra e basta. ok. Ok, Detect Thoughts potrebbe essere utile, ma penso di darlo a Lezel a questo punto. Perché lei ha, quando 50%, non provoca attacco di opportunità. Ma io le darei davvero Detect Thoughts, perché è lei che parlerà con gli amici suoi. No, lei prende. Ok, so cosa dare. Lei prende resistenza ai slashing e non ai bludgeoning. No, no, aspetta. Ok. Roderick prenderà. No, facciamo il contrario. Scusate, stiamo un attimo min-maxando questo livello perché se qua si perde facile. Le prenderà Detect Thoughts perché parlerà a lei. Il discorso lo farà a lei. Vediamo gli anelli. Abbiamo Arcane Religion, non ci serve. Burning Fire, quando fai danno da fuoco, fai un danno in più. Qualcuno dei tuoi fa danno da fuoco? No. Allora. Lo Hai un diadema se vuoi. prenderà Roderick. C'hai un bell'anello se vuoi prenderlo, che dà Qual è? E momentum. ho anche l'elmo che dà momentum. Cos'è? Momentum sarebbe vai più veloce in un certo periodo, in un certo momento. Se premi, cioè, funziona così, se premi shift, o se premi T su un oggetto, ti resta la cosa avanti. E poi Ah, puoi guardare il ok, resto. perfetto. Io mantengo questo per i Ok, poteri psionici. comodo. L'arma è la Everborn, non penso neanche a prenderne un'altra. Mentre l'Ezel va di questa, non peraltro, ma perché così ha Lightning. Si può fare tutto il set Lightning. E infatti ce l'ha.
questo non mi serve, questo classe armatura da 15, va bene così. Da lontano nulla, che anello c'ha? Ha l'anello di light, cosa potrebbe prendere? Arcane religion non mi servono. Ha l'anello di color spray che può essere molto utile. Abbiamo appena cambiato la collana. Ok, Lezelle è pronta per combattere. Nessuno di noi è encumbered. Scusateci per questo minutino di inventario, ma ci serve in questo momento. Sarebbe stato davvero andare a combattere contro i giganti senza armi. Okay. Mentre Mukusuruba controlla un attimo il suo inventario, io vado un attimo in giro per sbloccare le aree di mappa che non abbiamo ancora esplorato. Qui c'è qualcosa da vedere. Ah, ecco qua. Qua ci sono le tracce di drago. Quindi l'Ezel sta iniziando a infervorare. O infervorire. Eccoci qua. Una mela fa sempre bene. Ah, che belli tempi. Infatti abbiamo appena fatto l'altra parte della quest. Di Kitianki Warrior. Siamo vicini. Eccoci. Ok, siamo pronti? Andiamo. Qui c'è qualcuno che sta guardando. Ah, un altro! Sta indietro! Faccia schiacciata! Io so come difendermi. Io non ho interesse a farti del male, a meno che tu non mi costringa. Tu non sei con quegli altri? Sotto al ponte? Quelli col drago? Loro possono essere il mio popolo, investigherò. Allora abbiamo un problema. Non posso farti andare a dire ai tuoi amici di me. Ce ne sono troppi per me per potermi difendere. Però immagino di poter... me la vedere con te. Ma davvero? Mukus, se vuoi venire, qui c'è una che si sta suicidando. Sì. Preso. Aspetta che entra anche Shadow Heart in combattimento. Sinceramente. Io penso di poterlo uccidere così. Ciao. Fine. Ciao. Ma sta scema. Cioè, come gli è venuto? Ma? Sei tu. Così, preso e ci attaccati. Non mi ricordavo fosse così antipatica. Parlavamo con... Non con le Zell. Non con le Zell. Ok, come possiamo vedere, qui sotto c'è un gruppo di Kitianki che parla con alcuni di questi. Io resto su Pisa. Se ci avviciniamo troppo... Parte la conversazione. Parte il loro combattimento se noi non conversiamo. Ok. Dato che è la prima volta... Abbassa le armi. Ero nascosta. Non abbastanza. Questa è la tua ultima chance. Te l'ho detto, non vicino. No, guarda su. Questa era la tua ultima chance. Ora brucia. Ma io ero nascosta. Dobbiamo avvicinarci. Sono parte cazzini. Hanno rifatto tutto questa animazione. Completamente rifatta da zero. Smetti di perdere tempo, Baretha. Tu non sei qui per giocare con il popolo. Certo, Kitrak. Noi a malapena... Non ci sono scuse. Domanda, chiedi e poi vai avanti. Trova l'arma. La nostra regina ci sta guardando. Deludila a tuo rischio e pericolo. Questi Git sembrano di voler dare battaglia. Meglio stare attenti. Ha detto Shadow Heart, eh? Sì. Quindi siamo pronti. Comunque non era mai partita sopra il ponte. No, ma non, è normale, questo è un trigger point, non fa niente, cioè... Però le altre volte dal ponte non partiva. Partiva quando tu ti avvicinavi sotto l'arco. Siamo pronti? Andiamoci a parlare. Cazzo, mi sono fatto mettere guidance. C'ho qualche buff che mi posso dare, che tu ricordi? Non credo, vero? Se vuoi scendo a darti guidance. Lo sai che in teoria noi potremmo andare al campo, farci buffare da quelli che non sono in party e poi ritornare? Sì? Sì, però è brutto.
Aspetta, vengo da Tactical Island. No. Sicuro? Sì. Ok. Voglio fare un una cosa seria. Per amor di cronaca, voglio dire che noi una volta abbiamo provato ad andare da dietro e attaccare il drago per vedere se il drago entrava in combattimento. No, il drago se ne va. Comunque, però si può derubare. Hanno rifatto il modello. Sì. È stupendo. Sì. Certo, questa cagnera è terribile, ma è stupenda, davvero stupendo. Sei pronta, Mucus? Mm-hmm. Vado. Ryder, il mio tempo è corto. Portami. Che voce familiare. Se non fossi una persona piena di pietà, ti trapasserei. E comunque non stai sanguinando. Sì, è bellissimo. Quindi non puoi dire di non essere uno con pietà. Di' il tuo nome, figlia. Posso parlare io a nome suo? O posso fare un cenno a Lezel per dire vai a parlare tu? Vai, Lezel. Lezel, coraggioso come nome, regale perfino, un vascello Gai che è caduto dal cielo, Lezel. Ladri hanno preso un'arma preziosa, è una forma poliedrica e c'ha delle iscrizioni con delle rune sacre. Noi ci sentiamo un senso di ansia, non nostra, ma dell'artefatto che portiamo, in qualche modo, ha paura. Tu cerchi di sintonizzare la tua mente. L'artefatto non vuole allontanarsi da te. Non vuole cadere nelle mani di questi Rider Git. Vallo a dire al tuo gruppo. Tu entrerai nel nostro gruppo di ricerca. Parla, figlia. Di quello che sei venuto a fare. Possiamo dare un comando a Lezel. Sta al gioco. Dare un comando a Lezel. Di' la verità? Silent, come a dire la verità. Oppure io ho il mio stesso mandato. È il tempo di morire, Git. Per la prima volta vogliamo provare a persuaderli? Persuaderli? Proviamo. Sta al gioco. Classe di difficoltà bassissima. Sì. 10. Esagerato. Sì, il prossimo sempre uno. Che dobbiamo fare? Tu mi onori con questo dovere, Kitrak. Io avviserò col prima possibile. Lezel, figlia, la tua menzogna si sente. Vlakith non merita di meglio? Vlakith mi chiede di essere pura, Kitrak. Io sono stata infettata sulla nave Gaik. Da protocollo tu devi aiutarmi. Tu eri sul vascello. Ah, ecco che arrivano i nostri lati, Baretha. Ti immaginavi di avere una fortuna così grande? Tu mi darai l'arma. E tu ti inginocchierai per la mia spada. Non ho fatto nulla di sbagliato, Kitrak. Le parole della regina mi legano. Baretha, fa sì che il suo teschio sia diviso a metà e l'arma presa. Su comando di Vlakith. Io darò ordine agli altri. Kedenos! In cielo. Come ricorderete, non dalla prima, ma dalla seconda, terza live, quando abbiamo parlato dei Githyanki, Vlakith è questa antica entità di Githyanki, che è ancora loro regina, e che era la grande consigliera di Git, il capo dei Githyanki. Cacchio, ora ce n'è uno qua su che m'ha visto! L'hanno invocato là sopra. Per rispondere alla domanda che ci fece Mukuturuba, che ora mi è tornata in mente, del ma quanti anni ha Vlakith? Ricordiamo che mentre sono nel piano astrale il tempo non passa. Ah, ok. Quindi non si invecchia nel piano astrale. Ok. Ok, mi hanno attaccato. Chi mi ha attaccato? Sareta. E Sart Pareta, noi di sicuro la riattacchiamo con il Sherbuke. E io la distraggo. Quindi Vareta è a un certo punto sia la loro divinità, perché è la consigliera di Git, infatti i Githyanki sono i seguaci di Git, sia la loro regina. Realmente viva. Basta, ma quanti attacchi ti sta facendo? Il 5 livello 5. Oh, ora tocca a noi. Allora. Aspetta, Talia non è ancora in combattimento. Che spettacolo. Vediamo Talia che riesce a allora, fare. Allora,
Cosa può fare Io Talia? dico di aiutarti a buttare giù quelli di sopra. Ma Talia non so se riesce a buttare giù sto tizio. Vabbè, non so cosa puoi fare. Dimmi quando sei pronta, eh. Buttato giù. Grande. E allora, sai che ti dico? Ed è ancora nascosta. Pingo questa con... via. E vado a menare questo che sta a terra, così ho vantaggio. Vai. Dai. Boom. Di nuovo. Boom. Non si scherza con i tianchi. Attimo surge. E il primo è andato. Andiamo sull'altro. Lo carichiamo. Rush. Boom. Off balance. Quello era invisibile, dannazione. Che ora tocca al mio paladino. Il mio paladino non gli è andata così a genio che l'hai menato finora. Il mio paladino ha un nuovo incantesimo del... dell'Illithid, al repulsor. Posso spingere chiunque. È nuova, non ce l'avevamo. Ma non posso utilizzarlo perché ho l'anello. Perché l'anello. Bello. Mi piace. Mi piace. Quindi cosa faccio? Io te meno. Bareta, è arrivata la tua fine. Anzi, proviamo Inflict Wound. No, sono un guerriero, ti meno a mano. Adesso Inflict Wound. Boom! Non farmi fare brutta figura, Roderick! Bravo! Smitala col divino. Poi col pomello in testa, boing. Bonk. Cazzo, abbiamo ucciso la regina dei rani col pomello Vero. In testa. La pomellata si fa sentire. E il Celebuc di nuovo. Sarete a non fare il secondo turno, mi sa. Vai, Talia, è tutto tuo. Allora, io penso che faccio così. Pium, 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 pium. Uno parato. Cos'è sto parried? Non lo so. Ah, forse può bloccare uno, c'è il talento. Old person. The old person ferisce. Dove va? Dove è andato? Minchia. The old person ferisce. Ok, allora, innanzitutto facciamo fuori... non gioca più. Dai, con due punti di vita ci sei rimasto tu. Ma che brutta persona che sei. Beh, io mi tiro un second wind. Una curetta, fa sempre bene. Rider Zastri. Su Talia. Mi dispiace, sei troppo lontana. No, sono bloccato, che peccato. Vai, tocca a te. Io non posso fare nulla, eh. Sono paralizzatissimo. Ah, ovviamente quando parlavano della figura, la forma poliedrica, l'artefatto, si riferivano al D12 che aveva Shadow Art. Certo. Ora lo abbiamo noi, perché quando Shadow Art non è nel tuo gruppo, gli artefatti li prende sempre il personaggio principale, cioè il giocatore. Ciao, mi viene ad aiutare, questo ha due punti vita, perché non lo uccidi? Non posso, ti ho curato. Grazie. Ehi! Diventate visibile. Ma sai che tiro la fireball? Ah, non ce l'abbiamo. Devo dire che in qualche modo mi manca Gale. Minchia! Ti manca Gale? Sì. Davvero, hai usato dire che ti manca Gale? Mi manca Gale, sì. Dai, gli incantesimi di terzo livello cambiano tutto il gioco. Sono un chiarico, amico. Non puoi farmi nulla, davvero. Fidati. Allora, io dato che ne so, vengo qui, mi sposto, carico mani brucianti e vediamo di acchiappare quella là che è diventata invisibile. Ed eccola qui, morta stordita a terra. Ho preso anche Roderick che sta morendo. Non ti preoccupare, lo cureremo. Ed ecco l'altra arma potente. Ovviamente un'arma Git. L'arma di Kitianchi. Questa è l'unica arma che rivaleggia con l'Everborn. 2d6 più un d4 psichico. E se hai meno del 50% punti vita, sono 2d4 psichici. È un po' meno dell'Everborn, ovviamente. Però è la seconda più forte. Quindi sarà la nuova arma di Lazel, perché anche lei è una Githyanki. Anzi, dirò di più. Lei la prende e se l'equipaggia subito. Non può, perché ha preso l'oggetto, quindi qual è la sua azione?
però salto qui. Ce l'hanno, ce l'hanno. Guarda, fortunatamente non mi stanno attaccando il paladino, perché essendo paralizzato farebbero critico. Quando è paralizzato è critico automatico, quindi meglio così. Qualcuno ha cercato di infliggere qualche ferita, Che brutto. Molto ti chiuro. Ti ringrazio. Te prego. Che cosa farà il nostro bardo? Utilizzerà per una volta qualche magia che ha tutti gli slot pieni? No. Che cosa ha lanciato? Lancia le bombette il nostro bardo. Lui voleva fare l'artefice, non voleva fare il bardo. Ti giuro, non ha usato mezza volta l'incantesimo. E sempre... Ma facciamo un riposo lungo per gli incantesimi? No, io sono a posto. Non li usa. Non li usa. Non ce li ha, va stato là. E nel frattempo... E Rodrick è morto. Tu, via. Non si è spostata? No. Siti. Vabbè, ci pensa a Shadow Art, no? Sì. Quindi io posso menai a Santinumi a questo. Boom! Di nuovo... Boom! La cosa bella di quest'arma, che non è delle spade, è che ha range aumentato. E non è male. Che vuole fare? Ce l'hanno con te. Ce l'hanno sempre con te. Minchia, se ti hanno crittato male. Sì, mi hanno crittato malissimo. Però è ancora viva Talia, Io sto morendo. Ti prego. Aiuto. Sto sanguinando. Ti chiuro. Oh, mi sento molto meglio. E mi chiuro pure io una pozione. E ho bevuto una pozione di veleno perché sono stronzo! E mi è rimasto un punto vita. Yeah! Mannaggia, mannaggia. Se muori io non ti resuscito. Ma dai! E in tutto ciò è morta. Cos'è successo? È Burning Hands. Va bene. Aspetta. Possiamo ancora farcela. Sì. Tu. Via. Niente. Niente, ma sono inamovibili questi stronzi. Via. E dai. Oh, io vengo qui a fare la preghierina. Dai, che ce la puoi fare. Dai. Dai, dai, muoio sostegno morale. Dai. Dai. Vedi, vedi che non ti attacco. Ci sono io qua che ti aiuto. Che cosa vuoi? Tranquillo. Quello? Non ti hanno preso manco uno. Che vuoi? Ti ha tirato 17 colpi. Guarda. Trasportata lassù. Sei venuta a suicidare, hai visto che brava? Non vedi che brava? Ti ricordo che tu, dato che stai utilizzando l'arma degli gnoll, hai il Dienoku Gift. Se non fai un danno a un avversario alla fine del turno, diventi pazzo. Ah. Ed ecco qua. Quindi vediamo che succede adesso. Shadow Art. Io cerco di bere la pozione giusta. Ma no, ho bevuto quella giusta. Devo dire che ho bevuto quella Complimenti. Giusta. Complimenti. Avevo bevuto quella giusta. Complimenti. È vero. Ma io perché non ho reso Undead? Che volevo... Animate Dead. Animate Dead. Certo che ce l'ho. Terzo livello. Premi direttamente tu terzo livello. Undead. Terzo livello. Quella. Perché non è una mano libera, credo, sai? Che si dice? Qual è il problema? No, non ce l'avevo lì tra tutte le magie, solo questo. È venuto l'asma. Oh, ora che non deve più curare nessuno, Lezelle è pronta a menare il suo compagno Gishfreth. Quanti fallimenti ho? Ok, un tiro, un fallimento. Di nuovo, Grisfore. Ma perché non ho cambiato arma? Dai. Non posso cambiarla, mannaggia. Ci vuole l'azione intera per cambiarla, allora. Ok, allora, lui, il paladino. Tu hai bisogno di una cura? No. Allora, me la do da solo. Can't be in turn-based mod. Niente. E c'è? E vengo qui a guardarti male. Ah, si può fare fuori dal combattimento Animated Dead. Animated Dead? Sì. Ah, ok.
Non ci sta in realtà, perché hanno fatto quello del... come si chiama? Del di Groot. Potevano fare anche Animated Dead. Vabbè. Non sono d'accordo. Almeno che non abbia un cast time lungo, questo non lo ricordo, può essere. Può essere che è il cast time di un minuto, quindi non può essere fatto in combattimento. Beh. Non capisco. Lei era a terra? Sì, andiamo. Non me ne ero accorto, cavolo. Ho notato. Ti ho chiesto, bisogno di una cura, te ne accortavo anche tu, vero? No, no, ho detto quanti fallimenti ha. Ecco, è morta di nuovo. No, no, ormai... Guarda. Sai cosa significa? Che tu muori, mamma un po', ma... Boh. Aspetta, aspetta, prima cambi arma. No, se cambi arma perdo il turno, ti meno così. Uno. Due. Oh, alleluia, l'abbiamo colpita finalmente. Ah, lì ci attacca perché ha vantaggio, giustamente. Ora tocca a Roderick. Roderick, fai il bravo. Niente. Cioè, pensaci tu, Shadowheart. Dai, questo non può continuare a evitarsi tutti i colpi. Brullo! Ma è di nuovo caduta, Talia? Sì. Ok, te la riprendo con... col paladino. E dai! Io non ho capito cosa ho premuto, ho saltato il turno con Shadowheart. No, non ho premuto spazio. Niente, ce l'ha. Non ti preoccupare, ci pensa Roderick. Ce l'ha. Scherzavo, Roderick ha Crew Wounds, non ha Healing Word. Non ci può pensare, Roderick. Io ci riprovo. E dai, Ti chiuro. Io lo sciolgo. Bravissimo. Muori di nuovo? No. Allora, saliamo su. Vai. Oh, un analogo scorso. Le armi di Githyanki sono tutte forti comunque, perché loro hanno le armi d'argento. E ricordiamo avere la particolarità che sono in grado anche di distruggere le proiezioni astrali, recidere il legame che lega una proiezione astrale col suo corpo originario. Niente, muore, momentum, cos'è sta cosa di momentum? Momentum? No, no, semplicemente corri più veloce. Guarda il Kitty anche come salta! Ma perché continua a morire? Ciao! Visto? Ciao! Impero a te, impero a te, ho capito. E riuscire qui secondo livello, tieni! Per mo' ti faccio io impero a me, va! Ma sa chi la saluta tantissimo? Vai, chi la saluta? Non ho ben sentito, chi la saluta? È vero, quella di Shadowheart era potentissima. Non l'avevi utilizzata? Praticamente ti permette di non morire per tre turni. Dovevo usarla prima. Sì. Tirato la pallina di fuoco. Mi tiri su un'amica. Non uccido questa? O uccidi lei, sì. Perché guarda cosa fa, perché vedi dove ci troviamo in questo momento. Dove siete? Fare questo e poi fare... Boom! Aspetta, prima di nuovo. Boom! E se non gli basta... Ciao! Non è caduta? No. Ma sta infame. Te la tiro su con Roderick. Comunque l'ha presa malissimo con... Minchia, l'Impix Boons ha 24 danni. Che cazzo. Ho seguito il protocollo. Non doveva parlare per Blackit. Quest'arma deve essere davvero molto potente per una Keytrack di disobbedire ai figli della regina. Quindi, secondo Lezel, questo Keytrack ha detto quello che ha detto andando contro gli ordini della regina. Quindi è tipo un traditore. Traditore, sembrava di farlo su ordine di Vakit. Mentiva. Io ho devoluto tutta la mia vita alla regina. Io sarò la sua prescelta. È il mio dovere. È il mio fatto, in realtà. Cerca tre colpi. Dobbiamo trovare una strada per il nido. E attento agli cieli. Siamo controllati. Che bello, che bello. Che macello. Che macello bello.
Innanzitutto lei vuole la sua cosa apposta. Ma in teoria lei poteva avere questa e un'altra arma. Non impazziti? Ah, questo è uno spu... Quello è uno scudo. Non mi dire. Poteva avere lancia e scudo? No. Purtroppo non ho l'Ezel, è morta a inizio gioco. Oh. Cavolo, davvero, l'Ezel ti è morta. Ma ha fatto morire inizio Ma gioco? Ma puoi sempre andare a resuscitarla. Puoi sempre andare a resuscitarla, eh. Gli Origin si possono sempre resuscitare, se ricordo bene. Può mettersi lo scudo lei, è bellissima. Per un'ora la squadra. Allora, vediamo un attimo. Loro cosa c'hanno? Freccia e una crossbow di Githyanki. Chi vuole una crossbow di Githyanki? Non prendere l'oggetto che c'è quella, eh. Chi vuole la crossbow di Githyanki? Scusa. Comunque io non la posso prendere la crossbow perché sono troppo piccola. Lasciato guarda. Senti la mia voce. Obbedisci al mio comando. Questa voce irresistibile. Tu riconosci questa potentissima autorità che tu hai utilizzato anche sugli altri, solo infinitamente più forte. La tua visione si oscura, ti lasciandoti nel buio, in questo mantello di oscurità senza dettagli. E lì ci sono tre figure davanti a te. Un elfo maschio in armatura che emana potere e comando, un giovane uomo bello con un sorriso rapido e una donna pallida con occhi ancora più pallidi. Loro sono i miei prescelti, loro parlano per me, aiutali nella loro ricerca per l'arma e tu sarai abbastanza degna di stare con loro in mia presenza. La visione si allontana e la voce diventa una strana energia che ti circonda. Questo artefatto dalle tante facce, in qualche modo, tu conosci che sta allontanando quella presenza. Il mio potere cresce. Le mie forze vengono riprese. La spaccatura è vicina. Questa voce, l'artefatto... Vuoi vedere che c'è Mistra dentro l'artefatto? Vuoi vedere che nell'artefatto c'è Mistra? Ed è lei che ci sta facendo avere tutte le visioni? E vuoi dire che è l'artefatto dei sogni? Ed è l'artefatto che sta bloccando la larva? L'ho uccisa mentre era dentro una gabbia. Prova, forse puoi ancora resuscitarla. Sì, è vero, me lo ricordo, me lo avevi detto. Quella voce, quelle visioni, che cosa è successo? Sei tu che scegli. Ah. E tu lasciato Bart. Che è successo? Non c'è nessuna risposta. L'artefatto dorme. La voce e le visioni sono andate. Qualcuno vuole la balestra degli Githyanki? No. La voglio io allora. Non solo la prendo, l'equipaggio pure. Io mi faccio il set di Githyanki. Ok, Mukuzuluba è andata alla fine della mappa. Quando arrivi alla fine della mappa, vedi questo. E questo ti fa capire che tutte queste zone, che prima non c'erano in realtà queste città a destra, sono tutti vari luoghi prendibili. Allora, Baldur's Gate, che ci fa vedere qui a sinistra, è effettivamente qui, non dovrebbe essere da queste parti. Quindi io qui non so che cosa sia, prenderò poi la mappa per controllare meglio. Guarda, questo è il circolo dei druidi. Ah, vedi? Tu dici che questo è le cose all'interno di quel luogo? Vedi che c'è anche il Nautiloid sulla spiaggia caduto? Ah! La spiaggetta, il porticciolo, perché probabilmente possiamo, ci sarà una barca che risalirà il fiume fino alla città. Sì, c'è un porticciolo. E, il tempio dei goblin, l'avamposto dei goblin. Ricordati che la barca, che questo fiume unisce il Turel a Baldur's Gate, quindi probabilmente puoi andare dal Turel a Baldur's Gate. Sì. Queste sono le zone che abbiamo trovato, quindi. Esatto. Il villaggio dei goblin, l'altro villaggio che è quello con le cupole bianche che non abbiamo ancora visitato. Mm-hmm. Poi in alto c'è... Il posto che andava a fuoco. Esatto. E lì a destra che cos'è?
strano che non ci sia zia Ethel. Eh no, da lì non si va da nessun'altra parte, lì è bloccato, lì è la palude. Quindi quello in alto a destra, uno non sappiamo cosa sia. Ah, probabilmente quello in alto siamo noi. E quello a destra è la città che andava a fuoco. Può essere. Che bello. E a sinistra, ragazzi, questa è inconfondibile. Questa a sinistra è Baldur's Gate, questa grande che si vede. Si riconosce per il suo aspetto sul fiume che fa delta nelle acque. Bellissimo. E niente. Io volevo mettermi l'equipaggiamento degli bianchi. Che... C'è un'altra cosa qui tra gli bianchi che possiamo fare. Da notare che gli bianchi hanno ucciso... Oh, bentornato Wolfwood. Wolfwood, buonasera, ben ribentornato. Abbiamo appena avuto una visione fugace della mappa che sarà di Baldur's Gate 3. Sì, davvero, davvero molto bella. Ok. E abbiamo appena visto l'artefatto e probabilmente sarà il game changing di tutto il gioco. Ed ecco qua l'ultimo pezzo che mancava. Elisir, oh, Elisir di Porta del Gigante, molto utile. E alla fine, questa piastra decorata. Vediamo che cos'è. Questi intagli potrebbe essere energia magica attraversa questo piatto e poi arriva l'Ezel. Una mappa mistica brilla di fronte a lei, rivelando il rifugio dei Ghitianchi oltre il passo della montagna. Zorro non mentiva. Presto raggiungerò il nido dei Ghitianchi. Devo muovermi, la purificazione è vicina. Oltre la montagna. Quindi, probabilmente è oltre qui. Questa è la zona nord. In realtà noi qui ci possiamo arrivare. Con fly probabilmente, che non abbiamo. E sicuramente col salto, perché l'abbiamo fatto già tante volte, possiamo arrivare. Ma qui, ve lo posso già dire, non succede nulla. Arriviamo e ci dà di nuovo la mappa. Per dirci, è ancora l'atto primo, siamo in early access, stati calmi. Ah, uno scudo di metallo? C'è un oggetto nuovo? No, non ho visto uno scudo di metallo. Tirami fuori lo scudo di metallo. Da sempre due di armor class, però è più bello. Ok. Che stai vedendo, Smukus? L'avviso della bacheca. Quindi, abbiamo provato un altro metodo. Loro non erano cooperativi. Sulla mappa ci segna i Ghitianchi. Non ce li segna più, grazie al cielo. Prima c'era un piccolo bug. Ci segnava qui il nido dei Ghitianchi e ogni volta perdevamo mezz'ora per andarlo a cercare finché abbiamo capito che era un bug. Allora, che dici, Mucus? Ne abbiamo fatte di cose per oggi. Riposo lungo? Riposo lungo? Chiudiamo la giornata? Sì. Chiudiamo la giornata. Abbiamo fatto tante cose, quindi prima di chiudere, vediamo un po' se qualcuno dei nostri personaggi vorrà parlare con noi. Ho già sentito un tlin di qualcuno che vuole parlare. Camp clean up. Quando ti muovi a un altro campo, tutti gli oggetti vengono trasferiti automaticamente alla Traverse Lash. Ok, questo lo sappiamo. Ed eccola qui. Una di noi vuole parlare. Aspetta, nel frattempo c'è... Che c'è? Qualcuno stava accarezzando il cane. Abbastanza ovviamente, la Ghitianchi ci vuole dire qualcosa. Vediamo cosa da dirci. What? Beh, che succede? Perdonami. Che cazzo è successo lì? Un Kithrak voleva la mia testa. Mi ha rifiutato la cura. Come ha osato parlare nel nome della regina? Come ha osato disonorare i suoi figli? Sua figlia, in realtà, cioè me. Cioè l'Ezel. Mi avvicino per confortarla? Secondo me ti trancia un braccio, però provaci. Come gestisce i riposi lunghi il gioco? Uno nelle 24 ore al massimo? Non essendoci il ciclo giorno e notte, puoi farne in teoria quanti ne vuoi. Ogni riposo lungo puoi fare due riposi brevi. Allontanati! Ce lo aspettavamo. Io rimuoverò quel parassita. Avrò morto quel Kithrak e presenterò il suo cadavere a Vlatik in persona. Mostrami di nuovo pietà e mostrerò il tuo corpo, il tuo cadavere invece.
E niente, abbiamo sbagliato col Gitianki. Secondo me si è incazzata. Si è incazzata male la Gitianki. Ma Shadow Art, non vogliamo fargli una domandina? Esatto. Che l'oscurità ti protegga. Perché? Perché noi ne sappiamo. Tu hai detto che può essere Mistra. Ma per quanto ne sappiamo noi, lei è in missione per Shar. Per questo. Quindi potrebbe essere sia Shar. Hai ragione, Shar cerca di rubare i poteri di Mistra da una vita. Per questo, capito? È riuscita a intrappolarla, ora chissà che cosa deve fare. È riuscita a intrappolarla, per questo Gale sta cercando Mistra. Quindi è davvero... Bello. Bello. Ok. Vorrei parlare di quello che ci è appena successo. Va bene. Cosa ti passa per la mente? Non ci piace questa cosa. No. Parliamo di altro. Allora, l'artefatto sembra che ci protegga in qualche modo. Ce l'hai ancora? Ma certo. Lo proteggerò a rischio della mia vita. Facciamo finta che costi la tua vita, e allora poi che succede? Curioso. E così sarà. Avrò fatto il mio dovere. Mentre per l'artefatto... è potente. E ha una sua propria mente ogni tanto. Meglio che tu cerca di mantenerla, di sopportarlo. Non dimenticare com'era quando hai sentito la voce. Potrà andare soltanto peggio se tu non avrai l'artefatto a proteggerti. Come puoi essere così sicura di te stessa? Non sai neanche cosa stai proteggendo. Curioso. Ti capita di avere un oggetto che può proteggerci? Ma come l'hai avuto? Come l'hai avuto? Facevo parte di un gruppo mandato dalla mia cerchia. Noi dovevamo prendere questo artefatto dai Gitianki e portarlo a Baldur's Gate. Non importa il costo. E alla fine il costo era davvero alto. Sono stato l'unica a sopravvivere. Ho preso l'artefatto e sono fuggita. Solo per essere catturata dai Mind Flayer prima che potessi completare la missione. Questo è tutto ciò che so. Tutto ciò che ho bisogno di sapere. Ora la domanda è, perché ce l'avevano i Git? E allora non può essere Mistra. I Git non hanno, cioè, solitamente non hanno interesse in queste cose. Tiamat, Draghi. Dice che Tiamat ha chiesto. No, quelli hanno fatto un patto. Il patto l'ha fatto con Git. Cioè, secondo la leggenda, Git è con Tiamat. In questo momento come riscatto, tipo. Quindi loro stanno aspettando che arrivi Git. Quindi no, non penso che sia Tiamat e sia messo in mezzo. Non credo proprio. Questo è tutto ciò che devo sapere per il semplice fatto che la memoria è stata cancellata. Quindi ciò che lei sa è ciò che lei serve sapere, le immagina. Comunque Shadow Art è davvero peccato, eh. Bruciare. È uno di quei personaggi da giocare. Sì. Come puoi andare in tutti questi pericoli e non capire neanche il perché? Dovere cieco? Parli come un vero pedone. Solitamente tendono a essere sacrificati per primi, sai? Una convinzione molto ammirabile. Nonostante tutto, preferirei sapere in cosa mi sto cacciando. Oppure lascia cadere la discussione. Preferirei sapere in cosa mi sto cacciando. Non è un lusso per tutti, neanche per noi. Io ho la mia fede, però. Tu dovresti trovare qualcosa per te. Vabbè, ora finiamo di farle tutte le domande. Te l'ho già detto. Io ho dato via i miei ricordi per la missione. I segreti di Shar devono essere protetti. Lo domanda il mio dovere. Una volta che avrò completato la mia missione, potrò avere riprese le mie memorie. E lascia cadere la conversazione. La vuoi lasciare? La vuoi ancora? Gale invece? Gale? Vediamo Gale. Vai! Ascolto! Protocollo... È arrivato il cane. Gli vuoi dare l'artefatto? No, niente. Via. Stiamo ancora provando a vedere quanto dura Gale senza artefatto. Stiamo vedendo se... È in prova. Gale è nel periodo di prova. Sì, sopravvivi tipo... finché ce la fai. Senza metadone.
Assolutamente in modalità disintossicazione. Meglio che ci stia un po' lontano. Anche se secondo me se gli diamo quest'altro ci parla di Mistra, glielo dobbiamo da. Proviamo a darglielo. Prossima volta, dai. Dai, io darei ora. Facciamoci questa conversazione di Mistra. Ora. Ormai ne abbiamo parlato tanto di Mistra, ci deve parlare lui di Mistra. Tieni, mangia. Sì, sì, prenditi la spada della giustizia. Però se lui è Mistra... Lui non può essere Mistra. No. Grazie, può essere il prediletto. Mm. Ok, vediamo che succede adesso. Lì sappiamo che ha l'ordigno esplosivo. Mm-hmm. Oh, tanti numi. È come un sorso d'acqua fresca su una gola secca. Benvenuto e piacevole. C'era un sacco di magia in questo artefatto. Non riesco a ricordare un momento in cui mi sono sentito così in pace con me stesso. È bello percepire che questa costante paura venga repressa in qualche modo. Speriamo che duri un bel po'. Adesso parlaci. Ok, ora ci fa fare delle domande sulla sua condizione. Tu che cosa consigli? Possiamo dire sono grato che ti senta meglio. Una paura costante non sembra molto piacevole. Speriamo che sia l'ultimo artefatto o mi debba separare. No. Una paura costante non mi sembra piacevole. Spiacevole, certo. Che ti distrugge pure. Che ti spacca il cuore anche, se può essere un oggettivo. E poi ancora, essendo più seri, non voglio dare false speranze. Stiamo soltanto trattando i sintomi, non la causa. Detto questo, questa nuova calma che sto provando mi dà ragione di accettare senza pregiudizio un certo grado di ottimismo. Il tempio è un dono prezioso. Col tempo potremo anche raggiungere Baldur's Gate, una città piena di magia, maghi, adepti e forse soluzioni. Baldur's Gate, molto ad ovest... Non alzerei così tanto le aspettative. La larva è il mio problema principale. Ho bisogno di queste soluzioni adesso. In questo caso io condivido il tuo ottimismo. Questo è il viaggio che ci attende. Non mi piace, io voglio essere dalla sua parte. Io condivido il tuo ottimismo. Questo è il viaggio che ci attende. E questo è questo il tuo gruppo. Oh, riesco già a vederlo. Accademie, librerie, laboratori. La conoscenza assemblata di centinaia di anni. E ancora meglio, letti comodi, pasti cucinati e tutti quei piccoli lussi che questo zona selvaggia ci rifiuta. Dei quanto pagherei per una bella calda doccia al sapore di lavanda. Serenate di menestrelli mentre chiudo gli occhi, mentre l'acqua mi passa attraverso, pieno di cose da guardare. Ok, ogni volta che gli diamo qualcosa, ci dà qualcosa. Quindi dobbiamo dargli il terzo oggetto per poter sapere. Gale è il best friend di tutti. Gale è bellissimo, cioè Will ti parla da solo. Will vuole parlarti. Sì, 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 sì. Gale Will... ti risponde. E poi basta, fine. Questo... E Astarion, attenta che ti mangia. Attenta che ti morde. Morde. Astarion morde più del cane. Di scratch. Non è ancora arrivato l'orso cupo, visto? No. Ah, perché non l'abbiamo ancora liberato. Eh no. Ok. Ma il vecchio decrepito è lì. Io direi che possiamo avviarci verso il nostro riposo lungo. Sì. Non lo voglio dare il vino. Offri tu questo riposo lungo? Però io. È un po' troppo emozionato. Sì, mi devo mettere, devo buttare un po' nell'inventario un po' di roba. Io nel frattempo mi faccio una bevuta. Perché il vino va bevuto, non va consumato, non serve per cucinare. Quello buono almeno. Il problema è che mi appesantisco quando devo prendere. Quanta roba hai preso? Quanta roba hai preso? 40. Ok, facciamo un sogno riposo lungo. Secondo me un sogno lo facciamo. Non lo so. Niente, sempre il partire disagiati.
Ma perché devi chiamarlo il partito dei disagiati? come dormo. E non sognano più la notte. Ed Penso che i sogni li eccoci. abbiamo finiti, sai? Sì, penso anch'io. Ok. Noi siamo un po' titubanti sui sogni, per il semplice fatto che la prima volta che abbiamo giocato, quando abbiamo giocato seriamente con tutte le persone, non dormivamo mai perché avevamo paura che col tempo la larva si schiudesse. Quindi abbiamo fatto tipo tre riposi lunghi in tutta la run. Quindi la maggior parte delle Dei cose durante i pazzi. riposi lunghi non le avevamo fatte. Lì davvero avevamo giocato non seri, ma proprio magia centellinata. Cioè tutti nascosti, non ci muovevamo un attimo se non eravamo in furtivo. Ok, allora, avviamoci ai saluti finali. Viva!